Un caro buongiorno a tutti voi, bentornati come sempre nel salotto di 8 mattina in famiglia. Inizia una nuova settimana in nostra compagnia, ma oggi ci piace ripartire con la carica giusta, con l'energia necessaria per rendere la vostra giornata ancora più bella. Inizieremo parlando di donne e dell'aumento di peso durante il ciclo mestruale. Ma perché accade questo? Ma soprattutto perché ci assale la voglia di mangiare dolci? Lo chiederemo al biologo nutrizionista, il dottor Christian Ciulla. E poi, avete mai sentito parlare di Cat Crease Makeup? Un parolone, il Cat Crease Makeup ha un fascino molto particolare che affonda le sue radici negli anni 60. A questo tocco un po' vintage, uno stile che oggi è stato riportato in auge da star del calibro di Adele o Ariana Grande. E chi ce lo insegnerà? Ma sempre lei, la nostra makeup artist, Romina Di Michele. E poi, a quante di voi è venuta voglia di cambiare look completamente, complice anche insomma il clima della stagione primaverile che porta con sé questa ventata di freschezza? Oggi vedremo come l'hairstylist Gianluca Di Giovanni realizzerà un cambio look totale su una modella di mezza età, la signora Barbara. Vedremo il prima e il dopo, una vera e propria opera di trasformazione. Ed infine, come sempre lunedì, lo sapete, ci piace chiudere all'insegna dell'arte con la pittrice di casa, la nostra Cinzia Napoleone. È un grande successo il contest dei mestieri su tela nel corso di queste puntate. Ci è piaciuto veramente riprodurre tanti mestieri, per cui vi invito come sempre ad inviarci la vostra foto alla mail 8mattina@rete8.it, indicandoci anche quali sono le vostre passioni. Allora, oggi vedremo completati la wellness personal coach Laura Messina e poi il musicista hippie, il playboy ed il sognatore, mentre ci è anche arrivata una mail da Andrea Fracassi che ci chiedeva di realizzare in diretta il mestiere della carrellista da dedicare alla sua compagna. E beh, ogni vostro desiderio per noi è un ordine, per cui inviateci le vostre foto alla nostra mail 8mattina@rete8.it. ma qual è quel piatto, quella preparazione gastronomica tipica italiana che sa metterci veramente tutti d'accordo, quella cosa che ci tenta sempre, a cui non sappiamo dire di no? È la pizza, e oggi qui abbiamo un vero re della pizza. Dove nasce la pizza? A Napoli. E noi oggi abbiamo qui un vero pizzaiolo partenopeo napoletano. Lui si chiama Emilio Brighigna ed è il titolare di Carpe Diem, linea alla cucina. Emilio, buongiorno. Buongiorno. Ma che bello averti qui in trasmissione, mamma mia, quanto ci piace la pizza, Emilio. Ma lo sapevi che è il piatto preferito di tutti? Se si fa un'indagine, la maggior parte delle persone ti risponderà che la pizza è il suo piatto preferito. Un bel fardello da portare, Emilio. Molto, molto. Ti do il benvenuto nella cucina, immagino che tu sia molto emozionato, allora ti chiedo subito, così rompiamo il ghiaccio, che cosa preparerai oggi per i telespettatori di 8 mattina in famiglia? Allora, oggi prepareremo una pizza in doppia cottura, è un impasto con un prefermento, quindi un impasto indiretto si chiama tra noi pizzaioli, o tecnicamente si chiama indiretto, e sopra ci metteremo una crema di pecorino, parmigiano di pecora, fave, piselli, asparagi, insomma tutti i prodotti della stagione. Quindi praticamente possiamo dire un inno vero e proprio alla stagione primaverile, però come sempre poi avvengono anche delle fusion, delle contaminazioni in cucina, perché è vero, tu porti con te la tua tradizione partenopea e quindi chi ti viene a trovare lo sa. Comunque nel tuo menù ci sono anche tante preparazioni tipiche proprio della tua zona, quindi campane, ma essendo anche in Abruzzo ti lasci anche un po' ispirare dal nostro territorio e dai suoi prodotti. Tantissimo, sì, ormai da 13 anni in Abruzzo con Carpe Diem e si sente molto la vena abruzzese, diciamo. Senti, quanto ti manca la tua terra? Poi magari, tanto alle 13 lo sai, io arriverò lì in cucina e avremo modo di parlare, di conoscerci, di raccontare un po', ma ti manca un po' la tua terra? Mi manca, no, relativamente, vi dirò, l'Abruzzo credo sia una di quelle regioni che merita veramente di essere vissuta, anzi non basterebbe una vita
Capito, per visitarla Lupini? Tutta. Capito, Lupini? Che belle parole. Io lo so, lo so. Che belle parole. Lupini, ha sentito che aria di primavera c'è in questa ricetta? Qui, esperto patronum. Ma che sta facendo? Chi lo diceva? Didi. Io non ho capito niente. Esperto patronum. Non lo so chi lo diceva, Lupini. Harry Potter. Ma questo è Harry Potter. Ah. Capito? No, vabbè, io sono contento, sono anche in Abruzzo da ormai una vita. Sai, sono parigino, non sono sì, di qua. Sì, sì, beh, lei, penso che lei abbia subito, no, come dire, lo stesso fascino, no? Sì, ma io a Parigi mi trovavo bene, abitavo sotto la Torre Eiffel. E secondo me è Parigi che non si trova bene con lei, no? Esattamente. Infatti mi hanno esiliato. È quello che farò io tra poco, la esilierò da 8 mattine in fama. Ma no, scherzo. A quando? A maggio? Scherzo, ma come faremmo senza di lei, Lupini? Ci fa fare se tanto... vuoi ti posso dare due dritte. Vada. No, dico, come fare senza di me, insomma. Ah! Ti avanza la roba da mangiare, però. Questo... non è bello. Questo è sicuro, questo è sicuro. Allora, Emilio, facciamo un recap degli ingredienti che utilizzerai per preparare, appunto, la ricetta di oggi. Allora, utilizzeremo degli asparagi, che andremo a cucinare, ovviamente, i gambi in modo diverso. Prepareremo una crema di asparagi con i gambi. E le fave piselli andranno in fine cottura, quindi a crudo. E quindi sulla base del padellino metteremo una crema di parmigiano di pecora, un formaggio che si chiama Gran Sasso. Buono, quanto mi piace, io lo conosco. Stagionato appunto a Rocca Calascio, nelle grotte di Rocca Calascio, per oltre 30 mesi. Buono. È privo di lattosio, è un sapore molto delicato. Vero. Abbiamo preparato una crema, una fonduta con questo parmigiano, faremo una chips con questo parmigiano croccante, sempre di pecora, e scaglie di parmigiano. Con queste tre verdure. Mamma mia, Lupini, io ho fame. No, io no. Eh? Oh, no. Veramente il diavolo tentatore. Ci stiamo mangiando piselli crudi qua. Tra poco deve entrare il nutrizionista per spiegarci come facciamo a gestire gli attacchi di fame, ma la colpa è tua, Emilio, oggi. C'è poco da fare, mamma mia. Mi assumo le mie responsabilità. Oh, già questa è una bella cosa. Va bene, Emilio, grazie. E alle 13 io arriverò in cucina, prontissima per cucinare insieme a te. Lupini, non mi faccia fare brutte figure. Eh? No, non ci abbiamo fatto amicizia. Sono tutto a posto. Bene. Emilio, abbi pazienza perché Lupini è un po' particolare, però quando vuole si applica, eh? Va bene. Quando vuole. Buon lavoro Gustavo, buon lavoro ad Emilio Brigogna, a più tardi. Grazie. E allora, il lunedì pare sia la giornata che meno amiamo, ma perché? Perché no, non deve essere così, dobbiamo ripartire con la carica giusta. E cosa ci dà la carica giusta qui ad 8 mattina in famiglia? Una buona e bella notizia che oggi ci viene consegnata da Fabio Lussoso. Ciao Jennifer, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori, Fabio. Ben ritrovata. Bentornato, oramai sei di casa. Quanto ci piace questa cosa? È vero, mi piace moltissimo, anche perché è un bel appuntamento, parliamo di notizie positive, una volta tanto. Sì, visto il successo ottenuto, Jennifer, anche oggi parleremo di ambiente e di aree protette. E lo faremo andando in un parco in montagna che si affaccia sul mare. Dai, tu ci fai sempre viaggiare, quanto mi piace questa cosa. È vero. Perché io poi sono innamorata della nostra regione, ne conosco le bellezze, ho veramente credo di aver visitato ogni angolo d'Abruzzo, però poi sai, il tempo a disposizione che è sempre poco, gli impegni della quotidianità mi limitano molto, no? Quindi vorrei tornare a visitare dei luoghi, non sempre ce n'è il tempo, allora a volte basta anche così, lasciarsi trasportare da quello che guardiamo, da quello che ascoltiamo ed il gioco è fatto. Giustissimo, Jennifer. Ci accomodiamo, Fabio? Assolutamente. Mettiamoci comodi. Grazie, ci mettiamo comodi. Ed allora, oggi parleremo del Parco Nazionale della Maiella, un'oasi incontaminata che si affaccia, come dicevo, sul mare. È oltretutto un parco che 3 anni fa, nell'aprile del 2021, ha ottenuto il riconoscimento di Geoparco Mondiale dell'UNESCO, quindi è entrato nelle reti dei geoparchi mondiali, è un risultato prestigioso. Certo, assolutamente. Ci apprestiamo ad entrare nella stagione estiva e il parco si prepara al meglio per accogliere i turisti. Noi questa mattina abbiamo invitato il presidente del Parco Nazionale della Maiella, l'architetto Lucio Zazzara, che abbiamo in collegamento telefonico, con il quale parleremo delle attività intraprese dal parco per accogliere al meglio i turisti, con le circa 16 guide molto professionali, altamente preparate, che propongono ogni giorno degli itinerari davvero molto suggestivi ed originali.
Allora, se la regia è pronta, dovremmo avere in collegamento il nostro architetto Lucio Zazzara, il presidente del parco. Buongiorno architetto. Buongiorno. Buongiorno, eccolo a voi. Ben trovato presidente. Ed allora, il parco è pronto a mostrare il suo aspetto migliore per accogliere i turisti anche per quest'estate? Beh, come sempre, non solo d'estate, anche d'inverno. Noi ormai siamo meta sempre richiesta, anche nelle altre stagioni. Questo in virtù di un'offerta che si è molto diversificata negli anni e che non è solo di una natura molto ricca, molto speciale, ma è un'offerta fatta anche di una rete di percorsi molto grande, fatta anche di una presenza storica molto importante, di un numero elevato di centri antichi e di luoghi monumentali. Insomma, voglio dire, un'offerta veramente molto articolata che noi abbiamo continuamente sostenuto con delle azioni. Per esempio, abbiamo in corso l'ampliamento del Cammino Grande di Celestino, che sta riscuotendo moltissimo successo, vengono anche dall'estero per percorrerlo, che già consta di circa 230 km tra L'Aquila e Ortona, ma presenteremo entro il mese anche il nuovo cammino della linea Gustav, che collegherà la costa dei Trabocchi, il mare, diciamo, ormai divenuto più famoso d'Abruzzo, con le terre del Parco Nazionale della Maiella. Beh, questi sono alcuni degli aspetti, ma devo dire che il catalogo è veramente ricco. Infatti invito tutti i turisti, gli appassionati e i curiosi a visitare proprio il sito ufficiale del Parco Nazionale della Maiella, dove ci sono tantissimi itinerari proposti. Presidente, dicevamo, il parco comprende le province di Pescara, L'Aquila e Chieti, racchiude il massiccio della Maiella, i monti del Morrone, di Pizzi e oltretutto offre un'ampia varietà di flora e di fauna, tantissime le specie custodite in questo territorio. Sì, il nostro parco è un parco abbastanza grande perché consta di 75.000 ettari, comprende tutto il massiccio della Maiella e ha una biodiversità forse unica in Italia, è una biodiversità ricchissima dovuta ad una presenza vegetale ed animale che ovviamente sono anche corrispondenti alla ricchezza di ambienti, anche climaticamente intesi, che ci sono su questo massiccio, ambienti che vanno dalle zone diciamo più basse, che sono ancora zone piuttosto coltivate, a zone molto alte in cui vivono specie che sono molto identificative, come il camoscio, per esempio, come l'orso, per non dire il lupo, che ovviamente è tornato ad essere un animale presente ovunque, persuasivo e pervasivo e anche molto caratterizzante. Una flora e una fauna che si integrano perfettamente con la presenza umana e che sicuramente rendono la nostra regione un riferimento sempre più forte. È una attrattiva nel suo complesso che noi stiamo vedendo anno per anno, diventa sempre più importante e sempre più motore di sviluppo economico anche per le aree più dell'interno. Questo è un dato molto importante. Presidente, l'ottimo rapporto che l'ente parco, che il parco ha con il territorio, con la popolazione dei comuni interessati, è testimoniato dal buon lavoro svolto negli ultimi decenni, tanto che si sta pensando di ampliare i confini del parco e questo è un risultato che testimonia la bontà del lavoro svolto. Certamente, il parco è sempre stato una risorsa per il territorio, però questa, come dire, la consapevolezza di questo è stata acquisita soltanto di recente, cioè si è sviluppata una nuova cultura che percepisce la presenza del parco in una maniera più corretta, nel senso che si rende conto che è la dichiarazione del parco, l'esistenza di un ente che è preposto alla tutela e alla valorizzazione del grande patrimonio, è un fatto che può portare un grande valore aggiunto a tutto il territorio. Questo è, insomma, la base di un ottimo rapporto che noi
perseguiamo ogni giorno con le nostre amministrazioni. Abbiamo ben 39 comuni dentro, ma anche con tutta la comunità attraverso le sue organizzazioni e attraverso, diciamo, gli operatori economici. Noi siamo consapevoli come parco che l'esercizio di queste funzioni così importanti, a cominciare da quella della tutela, si fa se si è in un buon rapporto con le popolazioni locali e con tutti quelli che sono responsabili in qualche modo della gestione territoriale. Diventa molto difficile se il parco si trasforma in un si lascia individuare come un soggetto estraneo un po' alle dinamiche del territorio. Assolutamente così, Presidente. Jennifer. Sì, io stavo rimanendo veramente incantata dalla bellezza delle immagini del nostro territorio che scorrevano mentre il Presidente parlava. Lei parlava di biodiversità, che sicuramente è una caratteristica imprescindibile che rende appunto l'Abruzzo un territorio unico e secondo me una caratteristica anche legata alla tanta varietà che abbiamo di prodotti enogastronomici che in unione alla bellezza del territorio diventano sempre più elementi attrattivi e che in qualche modo vogliono i turisti a scoprire la nostra regione, che comunque rimane una regione poco conosciuta e che adesso invece si sta riscoprendo e scoprendo tantissimo. Ma in effetti bisogna dire che questa componente, che poi è forse la parte più piacevole, insomma, dell'approccio al territorio, questa componente della capacità del territorio di esprimersi anche attraverso una serie di prodotti che sono oggettivamente molto interessanti, molto attrattivi, e per noi è molto importante, tant'è vero che noi anche in questo, diciamo, abbiamo delle linee di impegno che hanno la finalità di sostenere chi poi è responsabile di queste produzioni. Una cosa su cui abbiamo molto lavorato negli ultimi anni è il sostegno di certe produzioni tipiche, anche recuperando produzioni molto antiche, perché noi abbiamo un centro di ricerca su questo, abbiamo la banca del germoplasma a Lama dei Peligni, anche attraverso produzioni molto antiche che noi recuperiamo e che affidiamo a dei produttori custodi di queste grandi tradizioni e che noi sosteniamo perché poi rappresentano anche dei beni che vanno sul mercato e che riempiono delle nicchie che sono sempre più interessate in un mercato che cerca cose nuove. E quindi parliamo di grani, parliamo di tuberi, parliamo anche di vini. Per esempio abbiamo un accordo molto importante con una grande cantina perché stiamo lavorando sui fermenti. Noi con questa cantina utilizziamo dei fermenti che selezioniamo nel parco da piante che sono autoctone del nostro territorio e che caratterizzano questa produzione di vini, che è molto apprezzata e che ha dato anche a questi produttori, insomma, un tocco di rapporto molto, molto stretto con il territorio e quindi ha contribuito a rendere ancora più interessanti i prodotti. Abbiamo fatto marchi di sostegno, per esempio per la produzione dei formaggi, voi sapete abbiamo fatto il marchio per il riconoscimento del cacio morra, che è un formaggio tipico delle nostre tradizioni, e abbiamo fatto marchi come quello del Beer Friendly, cioè del che ha riguardato soprattutto i produttori di prodotti che sono in qualche modo in conflitto tra virgolette con la nostra fauna, perché per esempio interessanti per l'orso, e quindi prodotti che nello stesso tempo sono caratterizzati da questa biodiversità così forte, come per esempio la produzione del miele, ma che nello stesso tempo possono mettere in difficoltà i produttori per il fatto di essere diciamo in attività in luoghi che sono molto frequentati dall'orso, che ovviamente può essere un cliente non sempre desiderato. Ma noi lavoriamo proprio nel senso di coinvolgere queste persone, perché da una parte gli diamo delle dotazioni che li rendono più
difesi, mettiamo. Sicuri. Ma sì, più che altro difesi nel senso della dissuasione, più che altro di questi animali. E dall'altra però che contribuiscono a dare un'immagine speciale, perché un prodotto come per esempio, per rimanere sul miele, che è prodotto in un contesto in cui ci sono grandi, ci sono animali che sono diciamo rappresentanti quasi simbolici del piacere di godere di questo prodotto, ma che possono fare questo in un regime di compatibilità piena con la presenza di questi animali, per me è una grande dimostrazione della sostenibilità del tipo di produzione, ma anche del fatto che siamo in un ambiente che io non esito a definire magico, in cui la nostra fauna è fatta anche di grandi predatori, in realtà è una fauna che è del tutto compatibile con l'insediamento umano. Noi non abbiamo mai avuto problemi né con i lupi, né con gli orsi, né con gli altri, e quindi questo per noi rappresenta soltanto un arricchimento. Sono d'accordo con lei, Presidente, anche perché queste attività favoriscono una sinergia sempre più forte con il territorio, e questo fa sì che poi i nostri territori diventino veramente un qualcosa di prezioso, vengano valorizzati e che combattono anche lo spopolamento delle aree interne. Certo, beh, questa è una questione molto seria, nel senso che in fondo questo rimane il nostro obiettivo più importante. Noi siamo perfettamente consapevoli dell'invecchiamento della popolazione e del grande tema del più che dello spopolamento, direi dell'impoverimento della presenza umana all'interno dei nostri territori, perché la popolazione invecchia, muore, e perché diminuiscono le nascite. Però devo dire che queste politiche, questi progetti che noi mettiamo in campo continuamente producono degli effetti. Non c'è dubbio. Probabilmente ci sono anche dinamiche autonome che si stanno muovendo, perché sta cambiando la qualità della domanda di accesso a territori come il parco. Però bisogna dire anche che noi siamo testimoni dell'effetto di una serie di nuove dinamiche che si stanno verificando intorno al fatto che le persone vengono sempre di più, perché sono sempre più incuriosite dalle nostre proposte, perché sono sempre più attratte dalla nostra politica anche di comunicazione, perché noi soprattutto cerchiamo di far sapere che cosa c'è in questo territorio e quindi di renderlo attrattivo semplicemente mostrando nel modo più adatto e possibilmente approfondito possibile la ricchezza di questo territorio. Ebbene, questo sta producendo delle chiare inversioni di tendenza in certe situazioni. Noi abbiamo persone che hanno cominciato a frequentare il territorio per turismo, che poi hanno comprato delle case, che poi si sono stabilite una volta avuto la possibilità di farlo, ma che oggi hanno cominciato ad attirare altri, e che oggi hanno cominciato ad esercitare addirittura attività produttive, insomma che oggi stanno diventando se stesse dei nuovi motori di sviluppo. E questo significa che c'è una nuova tendenza a stabilirsi all'interno delle nostre zone, seguendo la scia di un nuovo tipo di rapporto con l'ambiente, ma diciamo anche grazie a una serie di fattori che rendono possibile anche lo sviluppo di attività economica all'interno di questo territorio. Quindi noi abbiamo una nuova popolazione che si sta formando e della quale siamo molto contenti, perché siamo sicuri che potrà generare, insomma, un rinnovo anche nel senso della abitazione nei nostri luoghi. Grazie Presidente, complimenti per il lavoro che state svolgendo e buon lavoro e buona estate. Ringraziamo grazie. Il Presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzar. Gente, grazie al Presidente. Tutto. Beh, che dire Fabio, innanzitutto ci alziamo, ma sì. Prima di congedarti, ecco, due chiacchiere proprio con te. Hai visto quanto è bello l'eremo di San Bartolomeo in Leggio? Sei mai stato? Meraviglioso, no.
mi sono ripromesso di andarlo a vedere proprio quest'estate. Devi assolutamente andare, perché innanzitutto puoi fare una bellissima passeggiata per raggiungerlo, e quindi questo ti consente in qualche modo anche di, insomma, di praticare un po' di attività sportiva. Ma poi lì arrivi e c'è un panorama mozzafiato, e sotto ci sono delle cascate, insomma, guarda, è qualcosa di veramente seguirò il tuo consiglio, Jennifer. Abbiamo visto un territorio veramente incontaminato, splendido, vero, meraviglioso, da visitare assolutamente. Vero, Fabio, grazie per averci fatto sognare questa mattina. Grazie a te, grazie ai telespettatori. Alla grazie prossima, Fabio. Ciao. Buon lavoro al nostro Fabio Lussoso. E come non sognare guardando delle immagini così suggestive? Io non mi stancherò mai di dirvelo, dovete assolutamente visitare e conoscere la nostra regione, il nostro Abruzzo, perché davvero c'è talmente tanto da scoprire, ci sono dei paesaggi mozzafiato, sarò ridondante nel dirlo, ma dovete assolutamente farlo. Prima ancora di andare oltre i confini regionali, dovete insomma conoscere le risorse che ci sono nel nostro territorio, e per farlo, ve lo dico, ogni mattina servono delle condizioni climatiche che siano favorevoli. Avete visto che belle giornate ci sta regalando la primavera, ma signori e signore, non durerà ancora per molto. Chiediamo conferma al dottor Losci, lo scirocco. Buongiorno, buon lunedì a tutti. Buongiorno, dottor Losci. Che coincidenza. Anch'io stamattina ho visto le cascate. Anche lei? Sì. Qualcuno che ha fatto un capitombolo, immagino. Però mi sento responsabile. Perché? Perché la gente cadeva, sì? Perché a terra c'era dell'acqua col sapone. E chi ce l'aveva? Perché avevo detto che settimana iniziava con il bel tempo. Quindi stendete i panni. Però ho fatto quel gocciolina, le gocciolina hanno preso i panni, che hanno, è un casino, la gente andava di faccia. Lei è il solito disastro, dottor Losci, il solito disastro. Ma la gente stende i panni sulla strada, insomma, fatelo da un'altra parte, voglio dire. Sempre colpa sua, però ha visto che weekend soleggiato, quanto sì. Sole. Io sono andata a passeggiare, mi sono anche un po' scottata, sì, si vede, sono un po' bronzata oggi. Però dai, insomma, è piacevole. Anche lei. Bella sì, però, insomma, tutto molto precoce. Senti gli uccellini che cantano? Sì, sì. Dureranno poco. Perché oggi e domani ancora. Da mercoledì, ladies and gentlemen, fino a venerdì le temperature scenderanno di un bel po'. Abbiamo visto, dottor Losci. Anche di 10 gradi, visto, sì. Ma è tanto, è troppo. Io l'ho studiato sulla pagina del meteo. Comunque la sua psiche, che è già messa a dura prova, ne risentirà di questo cambio climatico. Sì, infatti è successo questo, che tu sai benissimo, io ho i miei adepti. Sì, sì, lo so. Stavo lo so. Giocando a 3-7 l'altro giorno al bar con... Le sue fonti, si chiamano così. Le mie fonti, le sue fonti. Sì, che sono Carmelina, Anton Giulio e Pasquale. Ciao Carmelina, ciao Anton Giulio, ciao Pasquale. Ciao Pasquale. Giocavamo a 3-7. La birretta questa, pure. Questa è una buona birra con una schiuma. Ma questa è una Coca-Cola, secondo Dici? Me. Non so, la birra non fa così. Più hai la ragione. Coca-Cola, secondo Sentivo me. Sentivo anche il rumore della schiumetta. Vero? Che è vero. E giocava a 3-7 con loro. E Pasquale ha detto, non riesco a gettare perché mi fa male un po' il gomito. Quindi ho detto, perché? Sta cambiando il tempo? Esattamente. Ed è grazie a lui che abbiamo scoperto che mercoledì, giovedì e venerdì farà freddo. Comunque le posso dire che a me fa male tanto il ginocchio. Ho 40 anni, però, insomma... Cosa vuol dire? Già, nel senso che comunque inizio... Sta cambiando. Sì. Colpo di coda dell'inverno. Dico, può anche chiedere a me, tanto. Allora ti metto nel gruppo di WhatsApp. E perché no? Sì, si chiama una briscoletta e una birra. Oh, che bello. Va bene? Ma io sono cresciuta con le briscolette con mio nonno, sa? Mi dispiace. 3-7? Pure. Avec la salm? Pure. Sono morto. Somba cavallo a Natale? Anche. Anche. Una buona infanzia, però, diciamo. Però briscola. Briscola è bello. Rimane il mio gioco preferito, briscola. Ma briscola in quattro, se sbagli. No, io one to one. One to one. Meglio, così non te prendi con nessuno. La invito a giocare a briscola, eh? Accetta l'invito, abbiamo anche il tavolino. Tanto con lei non deve essere difficile vincere. No, io non tanto butto sempre le briscole. Non mi riesco a fare i conti, capito? No, neanche io, ci divertiamo. Succede, non sono calcolatrice, dottor Losci. No, nemmeno io. Grande difetto. Ma sì. Ma possiamo imparare, ma vero? Sì. Ma sì. Ha qualcosa?
qualcosa da aggiungere, dottor Che vi volevo dire, signori, che quindi questi tre giorni torneranno le temperature bassine, 10 gradi, attenzione, perché pioverà e farà freddo. Quindi se avete pensato di fare il cambio stagione, tornate un attimo indietro. Ma io l'ho fatto, ho tolto tutti i capi invernali, ho cambiato tutto il piumone, le giacche. Eccoci, sapete aspettare un po'. Aia. E adesso che Mannaggia si fa? Mannaggia la maiella, adesso è diventato il tormentone. Bellissimo. Lo sa che abbiamo intervistato Elisa Di Eusanio? E che non la so. La salutiamo, questa attrice meravigliosa che fa parte, insomma, del cast del film Un mondo a parte, che ha reso proprio questo Mannaggia la maiella. Ma Abruzzo è pieno di Mannaggia la maiella, fregati. Vero. Va bene, niente, volevo dirvi soltanto questo. Mi dispiace darvi questa notizia, ma farà freschino, riammantatevi, non vi ammalate. Bene, ci proveremo. Le chiacchiere se le porte l'uvente che sta tirando in questi momenti. Anche tanto. Ho visto domani, si è visto le previsioni, domani veramente vento caldo. Cielo grigio, bruttissimo. Sarà bello per le paleoliche. Vabbè, basta sintonizzarvi su 8 mattine in famiglia, perlomeno la mattina è fatta. No? Il sole ve lo portiamo noi. Buona giornata, dottor Loscio. Anche a voi, buongiorno. Buona giornata al nostro dottor Loscio. Che pace. Però, diciamolo, ci sta veramente tanto, tanto simpatico. E adesso, bando alle ciance, torniamo seri, perché parliamo di donne e tutto ciò che avviene al corpo delle donne durante la fase mestruale. Lo chiediamo al dottor Cristian Ciulla, biologo nutrizionista, che oramai ci ha preso gusto a venirci a trovare. Cristian, benvenuto! Ciao Jennifer, Cristian, bentornato! Grazie. Come stai? Molto bene. Trascorso un buon weekend, soleggiato, cosa hai fatto? Dici la verità. Beh, siamo andati al mare, ci siamo concessi qualche pasta in più, abbiamo mangiato quel famoso piatto con le vongole, quella famosa pasta con le vongole, sempre ben gradita. Sai, anche io dovevo farmi una spaghettata con le vongole, poi ho ricevuto un invito all'ultimo momento da mia madre, non mi sono potuta. Non si può rifiutare. Non si può rifiutare l'invito della mamma e quindi le vongole sono rimaste nel frigo, ma... Settimana prossima. Ma che settimana prossima, che domani... Ci accomodiamo. Anche domani non è male come ci idea. Accomodiamo, Cristian, ci accomodiamo. Bentornato nei nostri studi. Allora, ben rivisti. Allora, noi l'altra volta avevamo fatto, avevamo parlato di quella che effettivamente è la differenza tra dimagrire e perdere peso. Abbiamo capito come. Ma differenza diciamo, sostanziale. C'è una bella differenza, sì. Questa differenza è legata molto spesso a quello che è il fattore acqua, anche a diversi fattori di movimento. Ma è sorta la domanda l'ultima volta, cioè che cosa succede nell'organismo delle donne? Perché durante le fasi di ciclo, come mi chiedevi tu, avviene questo senso di fame in più, questa voglia di dolci anche così via? Sì, ma anche proprio un cambiamento di peso. Esatto. Cioè io mi sento... Non so se arriva quel gonfiore in più, gonfiore terribile, anche una forma di stress particolare, diciamo, a parte il nervosismo, a parte insomma, come dire, poi qui subentrano anche tanti altri sintomi, quindi non so, ci si sente particolarmente irritabili. Al di là di questo, però, proprio fisicamente si nota proprio un gonfiore. E addirittura, salendo sulla bilancia, tante donne avranno sperimentato questa cosa che poi ci fa sentire anche un po' frustrate, un aumento di peso anche importante, parliamo anche di 2-3 kg. Beh, possiamo dire che il lato positivo è che c'è una risposta. C'è una risposta ed è fisiologica, non c'è assolutamente niente di complicato, non c'è assolutamente niente di anomalo, è fisiologia. Allora, io partirei prendendola un pochettino alla larga e spiegherei quali sono gli ormoni che regolano abbastanza la condizione del ciclo. Interessante. Okay? In particolar modo, quindi parliamo di quelli che sono due ormoni come il progesterone e gli estrogeni. Si sente parlare tanto di questi ormoni effettivamente quando si parla del mondo femminile, però dobbiamo anche capire effettivamente come funzionano. Quando parliamo di estrogeni possiamo far riferimento a quegli ormoni che vengono rilasciati durante... Allora, innanzitutto dobbiamo definire quelle che sono le fasi del ciclo, che io le abbreverei in 4 fasi. Ma pure 4? Io ero rimasta a 2. Purtroppo sì, però non sono tutte negative. Ok.
c'è una fase mestruale, c'è la fase c'è l'ultima fase che è la fase luteale, la fase follicolare e la fase ovulatoria. Diciamo che queste due, come dicevi tu, possono essere divise in follicolare e luteale, però ovviamente poi ci sono delle sottodivisioni per permettere di capire anche il cambiamento ormonale. E gli estrogeni vengono prodotti soprattutto nella prima fase. Nella prima fase, infatti, questi estrogeni vengono prodotti durante la fase follicolare e la fase ovulatoria. Nella fase follicolare iniziano la loro produzione e aumentano principalmente nella fase ovulatoria, quindi c'è un incremento sostanziale. Ma gli estrogeni, diciamo, sono buoni o cattivi? Sono buoni. A nel che senso servono? Che gli estrogeni sono questi ormoni che garantiscono, che permettono la fertilità ovviamente, ma anche la salute di ossa, del cuore, quindi diciamo che sono degli ormoni positivi. Amici. Quando entriamo nella fase luteale, che è quella che io definirei come una fase pesante, negativa, che è la fase peggiore del ciclo, i livelli di estrogeni si abbassano e che cosa succede? Aumentano i livelli di progesterone e questo è l'ormone che non ci piace. Il progesterone, mannaggia. Il progesterone purtroppo è quell'ormone steroideo che diciamo è responsabile di quello che è lo stress, il gonfiore, la comparsa di brufoli, acne e così via. Quindi diciamo, ma adesso lo prenderemo più nel dettaglio e spiegheremo perché. Ok. Io ora vorrei spiegare qual è effettivamente, prendendola molto alla larga, ma rispondendo a una curiosità, cioè esiste una regolazione a livello ormonale anche del senso di fame? Ok. Allora, se parliamo di una regolazione ormonale del senso di fame, dobbiamo specificare che esistono due tipi di ormoni, la leptina e la grelina. Poi spiegherò perché sto parlando di questi due ormoni. La leptina, diciamo che è l'ormone che ci piace, viene prodotto dal tessuto adiposo quando i nutrienti sono in eccesso. Il tessuto adiposo ha molti adipociti che rilasciano quella che è la leptina. La leptina come agisce? Arriva il segnale, troppi nutrienti, che cosa devo fare? Mando il segnale a livello dell'ipotalamo. L'ipotalamo gestisce il senso di ho fame, non ho fame. La leptina lo va a inibire, quindi dice non introdurre più nutrienti perché io non so dove metterli. Che cosa succede? Quando si ha quella voglia di dolce in più, o come si dice spesso, il posto per il dolce c'è sempre, quello può determinare un aumento degli adipociti. Il problema sono questi adipociti che sono predisposti a livello genetico dalla nascita, ok? Ma se aumenta il loro numero è molto difficile toglierli. Quindi ascoltiamo i segnali che ci manda il nostro organismo e evitiamo di forzare certe volte quello che introduciamo. Quindi dobbiamo semplicemente ascoltare il senso di fame. Diciamo di sì. Ma non la voglia di cibo, che è un'altra cosa. Esatto, perché non è regolato. La voglia di cibo è regolata da quello che ci va di fare, dalla vista, dagli odori, da anche se sentiamo qualcosa, ad esempio se sentiamo friggere, voglio dire, il senso di fame aumenta. Però dobbiamo sentire quello che ci dà l'organismo, la risposta che ci dà l'organismo. L'altro ormone invece che non ci piace è la grelina. La grelina va a stimolare quello che è il senso di fame, quindi è un ormone orestizzante, prodotto dal pancreas e dal tessuto. Com'è che si chiama, puoi ripetere? Grelina. Grelina. Con la G. Sì, esatto, infatti c'è una slide in riferimento a questi due ormoni che dimostrano come effettivamente si equivalgono, nel senso che la grelina praticamente viene prodotta dal pancreas e dallo stomaco. Perché viene prodotta dallo stomaco? Quando è vuoto lo stomaco manda il segnale a livello dell'ipotalamo di introdurre cibo. Quindi che cosa sta chiedendo? L'assunzione di cibo. Allora, quindi questi due ormoni vanno a regolare quello che è il senso di fame e quello che è la voglia di cibo o anche di dolce, ma poi ci arriveremo. Esiste uno studio molto interessante che spiega come nella fase luteale principalmente, quindi verso la fase un po' più complicata del ciclo, quando aumenta il progesterone, aumentano i livelli di leptina, quindi si ha un minore senso di fame. Ma perché questo? Perché appunto diciamo si ha un senso di stanchezza, debolezza, maggiore di stress e quindi si inibisce anche il senso di fame. Quindi questo ormone è molto importante da definire come progesterone, ma adesso veniamo alla risposta effettiva alla domanda principale, cioè perché si prende peso? Diciamo che il colpevole un po' l'abbiamo già citato più volte e sappiamo qual è.
è il progesterone. È il progesterone. Infatti questo progesterone determina, oltre ai cambiamenti di stress, emotivi, cambiamenti anche a livello di acne, determina quello che è un aumento della famosa ritenzione idrica. E noi questa ritenzione l'abbiamo già citata nella scorsa puntata, infatti parlavamo di come il cambiamento di peso è determinato molto spesso da quella che è l'acqua. Infatti l'acqua influisce tantissimo su quello che è la differenza tra perdere peso rispetto al dimagrire. Abbiamo detto come l'acqua viene introdotta dagli alimenti, dalle bevande e di conseguenza può influenzare di molto il peso, ma se viene anche eliminata, quindi con la sudorazione, con l'attività fisica appunto e con la respirazione, giustamente ci sono degli squilibri di peso. In questo caso il progesterone aumenta quella che è la ritenzione idrica. Come fa? Praticamente si verificano quelli che sono gli edemi, ovvero il rigonfiamento a livello delle zone dove si deposita il grasso, diciamo, come cosce, come glutei, come addome, e quindi aumentano questo trattenere l'acqua. Come lo possiamo identificare? Premendo col pollice sulla parte frontale della coscia per 3-4 secondi e quando, diciamo, stacchiamo si può vedere se rimane l'impronta, e se rimane l'impronta. Ma per impronta, diciamo, intendi la pelle che diventa più chiara o proprio che si infossa il dito, che fa proprio la... No, si intende proprio la pelle che diventa più chiara, okay? Oh, ok? Quindi diciamo che sia questa risposta un po' di più. Ovviamente da non confondere con le scottature d'estate, perché sappiamo che se premiamo con le dita sulla scottatura, diciamo, rimane il segno, però quello è un altro discorso. Allora, quindi abbiamo capito che effettivamente il progesterone aumenta quella che è la ritenzione idrica ed aumenta quindi il peso. E abbiamo detto come effettivamente la scorsa volta abbiamo detto come se ci dovessimo pesare 4 volte otterremo 4 pesi diversi. Ma perché? Da che cosa è influenzato appunto? Dall'acqua. Questo, essendo influenzato dall'acqua, ci va a cambiare di tantissimo il peso, essendo una ritenzione, diciamo, aumentata. Aumenta di tanto il peso, anche 2-3 kg. Una domanda, Cristian, ma bere quando si ha ritenzione idrica aiuta o ci fa aumentare ancora di più? Allora, di questo io ne volevo parlare in una prossima puntata, di come contrastare la ritenzione idrica, però in questo caso bere è fondamentale. Faccio un esempio: quando per le persone sovrappeso e obese è più difficile la diuresi, quindi l'eliminazione dell'acqua, e quindi aumenta la ritenzione idrica. Infatti se beviamo di più riusciamo ad eliminare perché abbiamo una diuresi amplificata, ed è per questo che molto spesso vengono consigliati i drenanti, perché permettono l'eliminazione dell'acqua e quindi di conseguenza ci permette di ridurre quella che è un po' la ritenzione. Ok, ma quindi, funzionano i drenanti? Io ti parlo di drenanti tipo integratori, questi che comunque possiamo acquistare. Allora, qui c'è un aneddoto divertente che io... Non volevo citare, però va bene. Praticamente i drenanti in quanti litri d'acqua vanno assunti almeno? Un litro e mezzo. Un litro e mezzo. Ma se tu bevi un litro e mezzo d'acqua, penso che 2-3 volte ci andrà in bagno. Sì. Quindi, no, io diciamo, ce l'ho di più, per quello ovviamente c'è da dire che anche i drenanti hanno delle proprietà specifiche, studiate, è vero, però io proverei prima a bere i giusti quantitativi d'acqua, vedere se la condizione si riduce. Però magari a volte si utilizzano, Cristian, delle bustine che hanno anche un buon sapore, quindi secondo me ci saranno anche sicuramente degli eccipienti che favoriscono il drenaggio dei liquidi, però anche quel sapore di frutti di bosco magari ci invoglie a bere di più della sola acqua, ecco. Esatto, diciamo che insaporire l'acqua è uno dei fattori che ci permette di bere di più. Ovviamente però dobbiamo fare attenzione a questi ingredienti, come anche i dolcificanti, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Bene. Che sto già preparando un argomento. Allora, quindi abbiamo detto che il ciclo, diciamo, determina un aumento di peso dovuto principalmente alla ritenzione idrica. Ma come possiamo contrastare questi fattori un po' più che causano degli squilibri? Perché oltre al fatto che comunque sono antiestetici, ma questo sarebbe il male minore, è proprio che ci sentiamo goffe, pesanti, doloranti. Elefantine. Esatto. Allora, diciamo che questo peso in più è determinato dall'acqua, quindi converrebbe sempre bere di più. Anche l'utilizzo di un drenante, abbiamo già citato, per eliminarlo. Ma parliamo un attimo dell'integrazione. Come funziona l'integrazione per il ciclo? Diciamo che io ho portato due integratori specifici da utilizzare durante il ciclo. Questi integratori sono il magnesio, che è conosciutissimo, ma come agisce? Praticamente che cosa succede? Quando si va in una condizione della fase luteale, quindi c'è l'aumento del progesterone, questo ormone che non ci piace, questo determina anche un aumento delle prostaglandine. Che cosa succede con l'aumento delle prostaglandine?
aumenta la contrazione uterina, quindi si va in dismenorrea, quindi aumenta quel dolore a livello dell'addome, si hanno i crampi perché aumentano i livelli ormonali di prostaglandine, sempre dovuti a questo progesterone. Ora, come va ad agire il magnesio? Il magnesio innanzitutto inibisce quella che è la contrazione muscolare, quindi tende a causare un rilassamento, è per questo che il magnesio è anche consigliato negli sportivi, ma soprattutto il magnesio va ad inibire la produzione di prostaglandine, quindi diciamo che fanno come da mediatori, si scontrano, progesterone e magnesio si vanno a scontrare e cerca di ridurre quella che è la produzione. Il magnesio è consigliato per una dose di 320 mg al giorno, da assumere anche 5 giorni prima del ciclo, in modo da prevenire quelli che sono i dolori principali. Poi c'è l'agnocasto, questa pianta particolare definita falso pepe. Comunque stiamo parlando di rimedi supernaturali. Supernaturali, cioè rimedi che puoi acquistare tranquillamente in farmacia, in erboristeria, sì. Niente di complicato, niente di... Alla portata di tutti, insomma. Alla portata di tutti, che ovviamente... seguiti e consigliati dal medico che vi ha in cura, non prendiamo le cose come un'iniziativa per acquistare sottoprodotti in maniera certo. Senza conoscerli. E l'agnocasto invece ha questa funzione, che è questa pianta che permette di riequilibrare a livello ormonale, stabilizzando quello che è un equilibrio tra progesterone ed estrogeni, quindi ci permette di avere quello che è un bilanciamento senza andare in eccesso di questo progesterone, che oramai abbiamo capito che è il fattore peggiore scatenante durante il ciclo. Bene. Quindi nelle fasi finali. E questi possono essere due rimedi che comunque ci aiutano un po' a stare meglio e a gestire tutta questa situazione anche di scombussolamento per noi donne. Ma io torno invece alla voglia di dolce, perché abbiamo sempre voglia di dolce, anche a me che non piacciono i dolci, in quei giorni il pensierino mi ci va. Esatto. Allora, che cosa succede? Cosa succede durante le fasi del ciclo? Allora, nelle fasi del preciclo in particolar modo, il nostro caro amico progesterone va a ridurre anche quelli che sono i livelli di triptofano. Ma che cosa fa il triptofano? Cioè, io ho buttato tanti ormoni lì, qui e là, spero che siano chiari i concetti, ma il triptofano produce quella che è la serotonina e la dopamina, cioè gli ormoni che vanno a regolare l'umore. Quindi diciamo che si abbassano i livelli di triptofano, si riducono i livelli di serotonina e dopamina. Infatti ci viene da piangere. Appunto citavo gli stati depressivi, perché appunto questi livelli tendono a diminuire. Anche aggressività a certi livelli. Esatto, ma poi dipende anche dalle varie fasi, perché sono studiate proprio le varie fasi in cui avviene questi stati, questi cambiamenti emotivi. Però a oggi abbiamo identificato qual è la causa, cioè qual è l'ormone scatenante. Okay. Ma che cos'è che stimola il triptofano a produrre queste serotonina, dopamina che regolano che l'umore? Che cos'è? L'insulina. E l'insulina da che cosa viene rilasciata? Dal pancreas. Viene rilasciata dalle cellule beta pancreatiche, ma in seguito a quale alimento? Allo zucchero. Zuccheri, carboidrati e così via. Infatti l'insulina ha questa funzione che, oltre di regolare l'introduzione dei carboidrati all'interno delle cellule per produrre, per produrre energia, ha anche la funzione di stimolare il triptofano a produrre serotonina e dopamina. Mamma mia, questa insulina quanta ne combina. Sì, però in questo caso è positiva. Ma perché quindi perché ci viene quella voglia di dolce? Ci serve un picco glicemico abbastanza alto, ci serve un alimento con una glicemia abbastanza alta, ovvero la velocità con cui viene rilasciata nel sangue. Ma la domanda è: possiamo assumerli, dobbiamo assumerli o dobbiamo resistere? Allora, io consiglio sempre di seguire quello che dice il proprio corpo. Ovviamente ci sono dei criteri da rispettare. Nessuno dice non ti puoi mangiare il dolce in più, oppure stai un po' così, stai un po' demotivata, quella cosa ti può aiutare. Io dico ok, assecondalo il tuo organismo, perché lo conosci meglio di chiunque altro. Ovviamente però l'insulina viene rilasciata anche da dei carboidrati complessi, pasta, pane, patate, ok? Quindi giustamente bisogna ascoltare il proprio corpo e capire cosa conviene fare. Oh, mi piace questa risposta, dai, in quei giorni, visto che siamo anche tristi, un nessuno dolcetto in più. Un dolce... Anche perché se parliamo degli estrogeni, questi aumentano la temperatura corporea. Quando aumenta la temperatura bruciamo corporea, più calorie. C'è una richiesta calorica maggiore, anche di 200-300 calorie. E le bruciamo anche, giusto? Esatto, quindi giustamente... E vai! Va gestite quindi, vanno gestite quando abbiamo fasi. La febbre bruciamo di più.
bruciamo più calorie? Allora sì, però è difficile anche mangiare. Certo. È difficile muoversi, è difficile mangiare. Quindi diciamo che dopo la febbre, se ci vediamo un addome un po' più tirato, non è un caso e siamo contenti. E siamo contenti, ma poi recuperiamo subito. Beh certo, non possiamo fermarci così. Senti Christian, altra domanda. In tutti questi casi, no, esiste una dieta che potrebbe aiutare o sostenere? Allora, questa è una domanda interessante, perché non esiste una dieta specifica, ma dall'Università di Tor Vergata e dall'Unical, in collaborazione con l'Università di San Diego, è stato studiato quello che è un protocollo nutrizionale che si basa sulle diverse fasi del ciclo. Questa viene chiamata dieta ciclica, infatti ho portato una slide di riferimento che spiega come durante le diverse fasi del ciclo si può andare incontro a quelle che sono diversi tipi di alimentazione. Prendiamo ad esempio la prima fase, la fase mestruale, che è la fase in cui la donna ha più perdite, si sente stanca, debole, giustamente avrà un minor senso di fame, come abbiamo già citato. Quindi qui si attuerà quello che è un protocollo ipocalorico, ovvero si andrà a mangiare di meno. Durante la fase follicolare? No, la fase mestruale, la prima fase. Sì, è vero. Poi avviene quella che è effettivamente la fase follicolare. C'è una breve ripresa di tutto quello che è lo stato anche emotivo, graduale, perché si iniziano a produrre i famosi estrogeni che sono gli amici nostri, e quindi giustamente già qui si ha sia un senso di fame che non, quindi si può venire incontro con quello che è un digiuno intermittente. Classico digiuno intermittente 16-8 ore, per 16 ore non si mangia, per 8 ore si mangia. Ovviamente va studiato e seguito da specialisti, da degli specialisti, non fatto a caso. Poi c'è la fase ovulatoria, la fase in cui la donna sta nella condizione migliore, più stimolata, diciamo avviene questa ovulazione, e quindi si può andare incontro anche a quello che è un protocollo di tipo low carb, anche una chetogenica. In teoria non si dovrebbe entrare in chetosi, però può avvenire se prolungata nel tempo, ma qui si abbasserà il grado di infiammazione che può aumentare. Ed infine c'è la fase luteale, che è la fase peggiore, diciamo la fase in cui si sta male, la fase in cui aumenta il livello di progesterone, e in questa fase si può andare incontro a quella che è una dieta, diciamo, classica mediterranea. Sei pasti bilanciati, dove si concede anche dei pasti liberi e si va incontro a quello che è un protocollo, diciamo, equilibrato. Quindi, per riassumere, non è un protocollo che racchiude diversi tipi di diete, ma che è basato sui 28 giorni. Quindi diciamo che va studiato particolarmente bene in funzione della paziente e delle sue condizioni. Capito, ovviamente non è un protocollo da consigliare a chi soffre di ovaio policistico, endometriosi, perché lì c'è un alto grado di infiammazione, e l'alto grado di infiammazione è determinato dall'insulino resistenza in quel caso. Quindi una dieta con dei grani antichi forse è la dieta più consigliata, magari ne parleremo più in là. Ne parleremo sicuramente più in là. Mi viene da dire subito, Christian, come siamo magicamente complicate, ma siamo veramente meravigliose noi donne, incredibile quello che il nostro corpo poi affronta, no? Ogni mese è qualcosa di molto affascinante, e ci sono anche dei retaggi culturali legati al ciclo mestruale: non puoi fare quello, non puoi fare le conserve di pomodoro, non puoi toccare quello perché altrimenti lo contamini. Ce ne sono tante di queste favole, ma tra questi c'è anche, insomma, il pensiero secondo il quale non si può fare sport, ma è vero? Allora, come per quella voglia di dolce, io risponderei dicendo: devi sempre sentire il tuo corpo. Non esiste nessuna controindicazione che ci dice che l'attività fisica non può essere svolta durante le fasi del ciclo, però bisogna sempre ascoltare il proprio corpo. Forse dipende da come siamo, perché ad esempio nel mio caso aiuta molto a combattere anche i dolori proprio, no? Esatto, ma c'è quindi uno studio, camminare velocemente aiuta proprio. Esatto, c'è uno studio che dimostra come effettivamente nelle donne che svolgono più attività sportiva c'è una riduzione di quello che è il dolore, ok, o le condizioni di dolore, perché c'è un riequilibrio ormonale, prodotti più recettori dell'insulina. Diciamo che si apre un mondo, cioè se parliamo della biochimica si apre un mondo, e quindi si può spiegare semplicemente con più attività fisica, riduzione dei dolori mestruali, molto brevemente. Ma come dicevo, appunto, bisogna sempre ascoltare il proprio organismo. Se il corpo ti dice: guarda, io proprio oggi non ce la faccio, assecondiamolo e diciamo fermiamoci un attimo. Se il corpo dice: se tu vai io vado, perché no?
e quindi magari un po' di attività fisica. Ovviamente ci sono degli esercizi sconsigliati, come magari fare gli addominali, perché diciamo che aumentano la contrazione del pavimento pelvico e quindi causano dolore, oppure sovraccaricare la schiena nella fascia lombare, che causa problemi diciamo un po' più importanti. Assolutamente sì. Però l'attività fisica in questo caso viene gestita sempre, può essere gestita sempre dal protocollo che è della dieta ciclica. Infatti stabilisce anche un protocollo di allenamenti, ma non allenamenti specifici, ma così come per le diete ti dice cosa è consigliato fare. Okay. Infatti se riprendiamo l'esempio della dieta ciclica, abbiamo la fase mestruale dove abbiamo maggiori perdite, diciamo siamo più stanche, più deboli, e quindi consigliato un'attività fisica come lo yoga, le camminate, cose che si possono assecondare. Nella fase follicolare invece c'è una breve ripresa di tutto quello che è l'attività fisica, quindi magari qui è consigliato un movimento graduale che può essere magari la corsa, la camminata veloce. Poi abbiamo quella che è la fase di ovulazione, la fase clou, la fase dove si ha un po' più di attività, si sta meglio, e quindi in questa fase diciamo che possiamo attuare quella che è un'attività fisica bella intensa, magari crossfit, funzionale, insomma quello che più ci piace. Okay. Ed infine la fase luteale, che è la fase in cui ci si sente più deboli, ma se applichiamo il giusto protocollo alimentare riusciamo ad avere anche delle buone energie per svolgere un'attività con dei pesi graduali, come la palestra per esempio. Okay. Quindi diciamo che è tutto stabilito, non ci sono particolari controindicazioni, però ovviamente seguire quello che ci dice il nostro organismo, che manda dei segnali ben precisi, soprattutto a livello ormonale. Bello concludere con questo messaggio. Ascoltiamo un po' di più il nostro corpo e un po' più noi stessi, perché ci viene automatico prestare attenzione e ascoltare tante volte a ciò che ci dicono gli altri, ma raramente ci soffermiamo ad ascoltare i messaggi che il nostro corpo ci manda. Quindi Christian, grazie per questa spiegazione veramente molto certosina sull'argomento, e grazie per averci lasciato con questo messaggio, ossia quello di ascoltare il nostro corpo. Di cosa parleremo lunedì prossimo, se lo sai, piccola anticipazione? Allora, diciamo che mi sono state fatte delle richieste, sono arrivate delle email, no? E parleremo di quelli che sono dei magari disturbi intestinali, come contrastarli, diete specifiche, andiamo un po' più sul generico, ecco. Okay. Sui vari disturbi. Benissimo, Christian, ti ringrazio. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. E adesso piccola pausa pubblicitaria e torniamo tra poco. Lo sapete che ci piace divertirci, allora diamo immediatamente la linea all'Oriente. Voilà! Oramai sono andata, Imbatti! Dottor Ticura, lei è contagioso, eh? Io essere contagioso? Sì, è che la sua follia ormai mi arriva tutta. Mannaggia a lei, dottor Ticura, che combina? Mannaggia la maiella. Come sta, dottor Ticura? Come tutto sta? Tutto molto bene. Dica la verità. No, devo dire la verità, tutto bene. Mi sto divertendo qui in Abruzzo, eh? Immagino. Da noi c'è smog. Si diverte, si mangia bene. Cioè, mangiare bene qua. Però, state attenti. Che in Abruzzo ingrassare un attimo, eh? Questo è vero, questo è vero. Vabbè, poi ci sono tanti nutrizionisti che ci possono aiutare, eh? Io ve l'ho seguito. Solo ha seguito parlare, però. Ah, beh, certo. Non mettere in pratica. Mettere in pratica mi sembra un po' esagerato. È molto difficile. Piano molto piano, piano piano, eh. Non ci prendiamo fretta. Passo dopo passo. Passo. Bene. Bene. Oggi io dare un messaggio importante. Dica. Una bella massima. Io avere dei studenti, tu sapevi, io fare insegnante, no? Poverini. Tu sapevi? Sì, lo so. Io no. Bene. Io avrei preso secchio e avrei preso delle pietre grandi. Metti tutto quanto pietre dentro. E avrei detto, queste pietre essere cose importanti della vita. Quindi se noi mettere le pietre, riempire subito secchio. Quindi essere pieno di cose importanti. Se tu invece prendere pietroline, che essere cose meno importanti, e buttare nel secchio, pietroline occuperanno spazio più piccolo. Beh sì, sì. Se tu prendere sabbia e mettere nel secchio, riempire spazio ancora più piccolo.
Ma se tu, invece di mettere pietre, mettere subito sabbia, non ci essere spazio per cose importanti. Questo è un messaggio molto importante. Ah. Se tu, dopo che hai messo pietre, pietroline e sabbia, mettere del vino, le cose importanti vengono accompagnate da un bicchiere di vino. Oh, questo ci piace. Sì, non so cosa ve l'ho detto, ma ho detto qualcosa. Questo ci piace. Sì, ma venire è la parte importante del mio intervento. I saluti. Tu sapete che io vengo, come si dice quando pieno di mail? Vengo tempestato da mail. Stalkerizzato proprio. Da persone che vogliono il saluto da Machiticula. Ad 8 mattina in famiglia. Ad 8 mattina in famiglia. E non andare da nessun altro parte. No, solo al cinema a fare saluto io. Ah, beh, sì. Vabbè, lei è una star internazionale. Sì, è come il Blodo. Blodo star. Sì. Bene, io salutare. Marinaio spagnolo. Ah. Al baro della barca. La prima maggiorenne tedesca. Maggiorenne, la prima? La prima. Heidi Chotan. Heidi Chotan. Il più grande esperto arabo di serie TV italiane. Aspetti, il più grande esperto arabo di serie TV italiane? Non so, Hal sicuro? No. Vada. Omar Fuor. Per chi non avesse visto Mare Fuori. Hai. La prima vittima dei clan turchi. Aspetta, la prima vittima? Dei clan turchi, mamma mia. Murat Viv. Il più grande medico truffatore giapponese. Ma chi ti cura? No. No. Ah, quello è il secondo. Primo è Sakura Nadafa. No. Il più grande disturbatore giapponese. Non lo so. Hiroto le scatole. Gamba. Potevo fare modifica, ma non l'ho fatto. Il più famoso pensionato cinese. Pensionato cinese. Mengar Pusa. Menga è il nome. Menga Arpusa. Il più famoso vestito male cinese. Il più famoso vestito. Sempre Makitikura? Questo no. È facile. Quella è seconda. Primo è Chin John. Questo è bello. Ah, visto cosa. Questo ma è quella bello. Che senti adesso tu non sentile più. Il più noto petomane spagnolo. No. Noi divulgare notizie. Il più grande si chiama Vasco Reggiando. Questo era facile. L'arabo romano più famoso. L'arabo? Ma scusi, se è arabo come fa a essere romano? E si è trasferito qui. Ah, e non lo Ali so. Murtacci. Ali Murtacci. Questi erano personaggi che ho dovuto salutare. Loro pagare me e io salutare. Mamma mia, quanta fantasia, dottor Ticura, ma troppo, complimenti. Troppa fantasia, troppo. Complimenti, dottor Ticura. Vivissimi complimenti. Pure. Beh, che non dire, male. Comunque... Le nostre risate ce le ha, come sempre, garantite con la sua stramba follia, ma ci piace tanto questa cosa. Io avrei notato una cosa, che il mio capello è se lo uguale a telecamera. No. Ci ha fatto caso oggi. Sì, è vero. Io avere questo è qui, vero, è vero. Se lo uguale a io mi chiamo Makiti Q a telecamera. Ha ragione, solo che la telecamera svolge una funzione importante, lei. Io sono come se di riempimento. Sì, esatto. Bene. Esatto. E come vaso con pietroline? Io e la sabbia. Dottor Ticura, hai. Vuol salutare? Io dovrei salutare. Vada. Però mi è piaciuto come hai salutato tu. Devo risalutare di nuovo così? Fammi sentire. Vadalo! Ma ti rendi conto? Ti rendi conto? A che punto mi allevate? Ci rendiamo conto, siamo proprio, eh? Mannaggia che ci sono la zappa. Va bene, salutale! Esci di qua, no, esci di là, no. Ciao! E buona giornata al dottor Ticura che mi ha veramente trasferito parte della sua sanissima follia, ma adesso torniamo a parlare di bellezza e vanità e lo facciamo insieme alla make-up artist Romina Di Michele. Stacchetto! Diamo il benvenuto alla bellissima e anche bravissima, perché questo va detto, Romina Di Michele, bentornata nei nostri studi. Grazie Jennifer, come stai? Abbronzatissima, io sto bene, anche perché la primavera insomma mi fa venire sempre un po' voglia di fare tante passeggiate, di cambiare look, poi parleremo anche di questo più tardi insieme a Gianluca Di Giovanni, ma oggi invece con te andremo a rispolverare un trucco dal sapore vintage.
vintage che si ispira agli anni 60. E quando tu me l'hai proposto, io ovviamente, da giornalista qual sono, sono andata anche un po' a studiare. Cut crease. Brava. Allora, è un taglio dell'occhio, proprio la parola lo dice, ok? Taglio della palpebra. Come vediamo? Allora, io già l'ho fatto quest'occhio, adesso vi faccio vedere su quell'altro che io ho fatto già un po', mi sono anticipata un pochettino, ok? Allora, questa è una tecnica che lo possono fare un po' tutti, sembra un po' difficile, ma in realtà, mo vediamo, passo a passo insegno gli stick e vedete che è molto facile. Che poi, tra l'altro, guardandolo, mi sono anche resa conto che è quello che faccio anche un po' io quando mi trucco, perché a me piace moltissimo allungare. Sì, sì, infatti, da questo... Esatto. Allora, lei ha l'occhio... grande, quindi ho tanta palpebra da lavorare. Sconsiglio un po' a chi ha gli occhi troppo piccoli, perché dopo quando lei va a chiudere gli occhi, chiudi, chi ha l'occhio troppo piccolo non si differenzia. Vero. Ok, allora iniziamo. Allora, con un correttore non molto liquido vado a prendere con un pennello. Quindi partiamo lingua dal di gatto. Ok. Che lei mi reggerà un attimino. Grazie, nel frattempo ovviamente ringraziamo anche questa bellissima modella che non abbiamo microfonato perché non può parlare, non si è può. È bellissima Martina. Sì, bellissima, è per noi. Ok, allora io ho usato i colori, come hai visto, nude, cioccolato, marrone. Bellissimi, okay. Poi complimenti perché oggi vi siete anche abbinate. Oggi sì, è stata una casualità. Una casualità, però vedi, poi okay. Non so, si creano sempre delle atmosfere, delle sinergie. Infatti, allora mi fai un favore Jennifer? Anche puoi due, reggere? Io grazie. Sono la tua assistente, ma allora, ci mancherebbe. Chiudi. Prima o poi dobbiamo truccare la nostra pittrice Cinzia Napoleone. Assolutamente sì. Allora io vado a prendere. Ti vedo che ci segue da dietro le quinte, perché lei è precisissima, arriva puntualissima. Oggi abbiamo anche aggiunto questo quadro meraviglioso dietro alle nostre spalle della sua collezione che rende il nostro studio sempre più bello ed accogliente, però vedo che ti guarda con grande interesse, quindi prima o poi lo facciamo. Allora io sto prendendo un colore marrone, ok, abbastanza oscuro. Dobbiamo differenziare, lo possiamo anche fare con un altro colore, è indifferente, l'importante è che quello di sopra sia un po' più scuro, altrimenti non si differenzia. Senti, ma lo diciamo che è importante cambiare il colore del fondotinta in questa stagione? Assolutamente sì. Io ieri sono andata a camminare, mi sono abbronzata, non ho potuto utilizzare lo stesso fondotinta sempre oggi, sai? Ovviamente la pelle è abbronzata e ci vuole una fondotinta leggermente un po' più scuro. Basta anche una semplice giornata al mare per cambiare il colore della pelle, cioè non si può utilizzare sempre lo stesso. Bravo, io sono andata al mare già al sabato. Si vede, si vede, abbronzatissima sei. Ok, allora, io mi sono mantenuta sempre sopra, ok? Non ho toccato la palpebra mobile, ok? Che sarebbe questa qui. Allora, una volta già marcato il colore... Quindi sopra la palpebra mobile. Esatto, io ho usato due toni di marroni, ok? Uno un po' più scuro, uno un po' più chiaro. E vado a sfumare arrivando un po' all'arcata sopraccigliare. Quindi ci dobbiamo alzare parecchio. Eh sì, altrimenti non... Ok, reggi, puoi aprire. Bene, il pennello in cui ho messo il correttore, come vedete, lingua di gatto, piatto, un po' rigido, vado a fare questo taglio. Vedete? Quindi andando verso l'alto, seguendo verso praticamente l'alto, la linea naturale dell'occhio. Esatto. Quindi dobbiamo come tracciare una sorta di delineazione della palpebra mobile. Vi ricordo che questo è un make-up grafico, quindi dobbiamo tenere molta precisione. Riprendo. Make-up grafico? Sì. Quindi il correttore ci aiuta proprio a disegnare. Sì, reggi per favore. Posso aiutarti anche io, Romina, se hai bisogno? Ok, fatto, grazie. Ok, chiudi. Marco ancora, vado un po' più su, però mi fermo a metà. Quindi deve essere, insomma, tanta roba? Eh sì. Dobbiamo proprio andare a coprire completamente.
Quindi deve essere molto intenso, molto denso anche. Molto denso, sì, altrimenti se è molto liquido, fluido. Okay, quindi dobbiamo picchiettare, non picchiettare, spostare. No, io faccio il traccino, vedi, ecco perché ci serve un pennello a lingua di gatto. Io mi fermo qua. C'è un'altra variante che lo posso continuare. Okay, però adesso mi fermo qui. Vedi, già si vede. Giusto? Ok. Vado giù. La riempio tutto. Mi fermo e prendo un altro pennello. Quanto mi piace questo trucco, quanto mi incuriosisce, mai visto, sai? Sì. Certo che tu ogni volta porti delle cose davvero belle da Grazie. Vedere. Ok, prendo sempre un altro pennello. Questo è un bianco. Sì, un bianco opaco, brava. Opaco. Matte. Quindi no shimmer. No shimmer. Ok, scarico un po', chiudi. E faccio qui anche molta attenzione seguendo la linea. Ripeto, perciò ci serve il pennello a lingua di gatto. Per questa tecnica è proprio fondamentale. Ma credo che il pennello a lingua di gatto sia proprio fondamentale da avere nel beauty. Sì, assolutamente. Poi un giorno faremo una puntata sui mai più senza. Bellissima. Allora io mi fermo qui. Riprendo un altro ombretto, leggermente un po' più scuro. Leggermente però. Sì, per lato. Per lato. Ok, vedi? Che ci si abbina anche col suo colore. Quindi diciamo che comunque poi i colori possiamo sceglierli anche, sì, in base a come siamo vestite. Assolutamente. L'importante adesso è anche questo passaggio. Allora, io lo porto quasi all'ultimo tracciato che ho fatto con il correttore. Quindi per collegare anche. Che collegare? Sì, per sfumare da chiaro a un po' più scuro, sempre picchiettando, vedi? Riprendo il pennello dove ho usato il marroncino finale. Ah, e sfumi adesso. E sfumo per non, esatto, per non far vedere il taglio netto. Benissimo. Che poi questo è il passaggio più importante, no? Sì, non si deve vedere un taglio netto. Importante la sfumata. Come vedi, mi sono sempre mantenuta sui colori neutro. Sì, che bello. Quanto apri, è bello. Chiudi. Bene. Io mi sono sempre chiesta come si facesse, perché io poi, a me piace moltissimo fare la parte interna dell'occhio, l'angolo interno più chiaro e poi più scuro. È bello, no? Molto bello. Però l'ho sempre fatto con gli ombretti, non pensavo che bisognasse utilizzare così tanto correttore. Ci vuole, altrimenti non mi dà questa sfumatura. Non dà quell'effetto. E per farlo diventare ancora più wow. Più wow. Prendo un pennellino molto sottile da eyeliner, chiudi, e passo su tutta la linea che ho fatto il tracciato. Ah, lì sopra. Sì, per dare questo effetto più definito. Più definito. Io lo chiamo wow. Sì, poi abbiamo detto che comunque è un trucco grafico. Sì. Giusto? Sì. Quindi comunque deve essere così. Un altro giorno porterò un altro trucco sempre grafico, però più marcato, con linee più marcate. C'è stata la cantante Elodie ad un festival di Sanremo che ha portato un trucco grafico, ma veramente. Lo faremo anche qui in diretta. Pazzesco. Lo faremo anche qui, vi passo qui. Anche se già c'è. Vedi? Eccolo. Non aprire ancora. Si deve asciugare. Quindi adesso deve rimanere con gli occhi chiusi. Esatto. E adesso asciughiamo. Asciughiamo le linee perché è liquido. Okay. Tutto glitter. Apri un po' gli occhi. Ok. E ci siamo praticamente. Ci siamo. La passatina. Che meraviglia. Ecco, una cosa che ti vorrei chiedere, sì. Il primo passaggio è stato anche quello di mettere una matita, giusto? Allora sì, ho passato l'eyeliner marrone, sempre per mantenermi sempre con i colori, non esserlo, cioè per non essere troppo marcato proprio il make-up. E ho usato anche dei toni marroncini al Bellissimo, far. Veramente molto molto bello, soprattutto molto d'impatto. Ecco Romina, questo è un trucco che possiamo riproporre però per delle occasioni particolari, giusto? Ovviamente sì. Non è un trucco da poter no, fare tutti i giorni. Giorni.
tornino, questo sarebbe bello anche da cerimonia di sera, perché c'è anche il glitter, quindi ci sta anche bene. Sì, è vero. E io lo chiuderei con un bel primer, chiudo gli occhi. Bellissimo, mi piace moltissimo questa linea di glitter che hai fatto, che delinea proprio la parte della palpebra mobile da quella fissa. Ed è lo rende molto delicato e scintillante. È proprio effetto wow. Effetto wow, effetto come lei. Wow. Poi, lei poi ha un viso anche molto delicato, molto elegante. Ci sta. Assolutamente. Davvero bellissimo. Ce l'abbiamo fatta. Romina, mamma mia, quanto sei brava. Guardarti è sempre bellissimo e io ogni volta, però io sono un amante del make-up, imparo qualcosa di nuovo. Grazie, davvero. Quando vuoi. Grazie per mettere a disposizione la tua professionalità qui ad 8 mattine in famiglia. Se lo sai, solamente se lo sai, quale trucco realizzeremo la prossima settimana? Faremo un trucco per per teenager. Ah, che bello! Sì. Per le ragazze. Per le ragazze. Poi però te ne voglio chiedere uno io, un trucco veloce per la quotidianità. Assolutamente sì. Accetti? Accetto. Bene. Allora, grazie come sempre per essere stata grazie insieme a noi. E adesso ci dobbiamo prendere una piccola pausa, ma torniamo tra poco, perché Gianluca Di Giovanni ci mostrerà un cambio look totale. Pronti a vedere la trasformazione? Tra poco. Con l'arrivo della primavera, molte donne, in questo caso donne che vanno dalle giovanissime a anche donne con un'età più avanzata, ci chiedono particolarmente un cambio d'immagine, un cambio look, proprio per rinfrescare un po' la loro immagine nel look. In questo caso nei capelli andremo a realizzare con Barbara un cambio praticamente di taglio e anche di colore, naturalmente corredato anche da un trucco adeguato all'immagine totale. E diamo il benvenuto a Gianluca Di Giovanni, hair stylist, a questa bellissima rubrica La cura dei capelli. Gianluca, bentornato nei nostri studi. Buongiorno. Accompagnato da Le Barbare, io le esatto. chiamo così perché loro si chiamano esatto. Barbare. Detto Barbare esatto. potrebbe sembrare, no? O plurale, e becchiamo entrambe. Allora, oggi abbiamo deciso di mostrarvi un cambio look esatto. totale, perché comunque durante questa fase un po' della, anche grazie secondo me la stagione primaverile, in tante avvertiamo proprio la voglia, anche la necessità di modificare, io direi addirittura stravolgere totalmente il nostro look, sì, vero Gianluca? Sì, la nostra immagine, sì, sì, abbiamo presentato un taglio che era un po' ricresciuto, era andato un po' sulle spalle, così invece adesso naturalmente andiamo a fare questo lavoro in diretta, come abbiamo fatto, e faremo vedere il lavoro che abbiamo svolto, e man mano che procediamo col lavoro andrò a spiegare le varie fasi del look. Abbiamo visto la versione di Barbara prima, sì, e esatto. adesso poi vedremo la versione di Barbara sì, dopo, finita. Quindi il famoso before and after, quindi sì. Nel frattempo insomma avete fatto delle modifiche anche sul colore, poi ci descriverai bene in dettaglio, ma è stato realizzato anche un make up, io direi anche molto sì. certosino, ma soprattutto che valorizza la sua esatto. bellezza naturale. Sì, abbiamo una bellezza, diciamo una tipicità mediterranea con i sì. colori sullo scuro. Siamo andati un po' a creare delle luminosità e dei punti, ecco per esempio l'occhio che rispecchia un po' la parte mediterranea dell'immagine, dell'incarnato. Un trucco molto questo. Elegante, molto sì. fine. Questo tutto abbiamo realizzato con le ragazze dell'Accademia. Sia, sì, sia a livello di capelli che a livello di make up. Ma quanto ci piace cambiare look, sì. Tu ne sai qualcosa, perché sì, insomma la cura dell'immagine delle donne sì. per te è totale. Beh, sì, specialmente in questi periodi, ecco, si arriva la primavera, come dicevamo sempre precedentemente, l'arrivo delle nuove feste, dei nuovi eventi, dei matrimoni, compleanni e tutto il resto, le feste è in spiaggia. È vero. Questo che ci porta un po' ai vari cambiamenti, ma è proprio il caldo che porta questo. Porta con sé, insomma, questa esatto. voglia anche di rinfrescarci. Allora, che facciamo adesso, Gianluca? Sono curiosa. Adesso inizio a lavorare, inizio a tagliare, bene. Così siamo subito. Quindi il taglio lo faremo in diretta, sì, giusto? Sì, sì. Andremo a realizzare. Una mantellina,
Nel lancio che abbiamo visto, che hai realizzato prima, Barbara aveva i capelli completamente scuri. Sì, aveva un monocolore, diciamo un monocolore. Invece qui abbiamo ricreato delle striature, delle luminosità fatte con un prodotto molto naturale che va solo a schiarire. Non abbiamo usato né decoloranti e niente, abbiamo usato un prodotto che praticamente nello stesso tempo colora e schiarisce. Così ora non ci riportiamo. Il risultato sarà più chiaro. Sì, molto più naturale, un effetto molto più naturale, molto meno impattante, ma maggiormente anche rispettando la salute dei capelli. Comunque facciamo i complimenti a Barbara perché sta avendo il coraggio di farsi tagliare i capelli in diretta, che per noi donne insomma non è mai, non è mai una cosa facile. Praticamente qui stiamo dando slancio, avevamo una base del collo un pochettino coperta e un pochettino pesante nella prima fase. Quindi sta tagliando parecchio Barbara. Sì, abbiamo tolto un po' questa coda. Andremo a togliere un po' questa coda per dare slancio, cioè l'effetto finale sarà questo slancio sulla nuca, che naturalmente si permette bellissimo. Un po' di avere un po' più davanti movimento. E davanti invece lasceremo è la punta più lunga, che bello, davanti, bellissimo. Molto naturale, che può essere in questo caso oggi per far vedere bene il colore, lo andiamo un pochettino a lisciare un po' di più ad accompagnare, altrimenti periodi primaverili possono essere anche un po' mossi, un po' con le onde. Ha una duttilità nella gestione della piega, dell'immagine molto, molto bella. Sì, che poi comunque secondo me è proprio il taglio che stai scegliendo, è un taglio che dona immediatamente freschezza. Sì, esatto. Cioè fa subito sembrare più giovani, perché poi arrivate alla mezza età, e mi metto anch'io in questo gruppo, no? Sì. Tutti abbiamo questa voglia, questa pretesa di sembrare più giovani. Eccoci, ecco allora che magari iniziamo anche ad optare per un capello un po' più corto. È vero che il capello più corto ringiovanisce, Gianluca? Da subito con l'immagine diretta, poi naturalmente la gestione è un pochettino, no? Non si deve pensare che uno tagliando i capelli che sia più, è semplice. Più semplice, no, anzi, è molto più... Anzi, il capello corto poi va necessariamente rinfrescato, il taglio presto, deve essere sistemato. Si perde proprio la linea più facilmente, ok? Cambiamo. Non è, vai, non è facile fare tutto questo in diretta, non ti preoccupare Gianluca, vai, il mappamondo può rimanere lì. Perfetto. Senza problemi. Come ci muoviamo? Anzi, siccome io sono seduta senza far niente, anche se siamo in diretta, posso sistemare il mappamondo. Perfetto. Oh, e lo posizioniamo qui, senza problemi. Eh sì, come ci muoviamo. E mi rimetto comoda, perché io mi godo questo spettacolo, perché vederti tagliare i capelli è veramente uno spettacolo, Gianluca. In questo caso stiamo alleggerendo, però mantenendo sempre... Sì, perché lei ha tanto volume, la nostra, giusto? Sì, molto volume. Lavoreremo adesso... Che invidia, quanto vorrei avere anch'io questo volume di capelli. Sì, i capelli sono una bella qualità, è un liscio leggermente mosso, non è proprio piatto. Adesso stiamo facendo questa parte un po' più... Bellissimi! Io poi non vedo l'ora di vedere, insomma, l'effetto finale. E comunque, mentre tu continui con il taglio, voglio anticipare ai nostri telespettatori che la prossima settimana ci dedicheremo anche ai maschietti. Perché insomma ci piace dare spazio anche a loro, quindi insomma la vanità non è solamente donna, anzi devo dire che ultimamente anche i maschietti ci superano anche in alcune situazioni, per cui, giusto Gianluca, correggimi se sbaglio, la prossima settimana faremo un taglio in diretta, un taglio maschile. Se riusciamo ne facciamo anche due. Adesso anche due. Stiamo vedendo. Sì, perché poi con gli uomini si fa prima. Fa prima, scegliamo il look, andiamo a scegliere un pochettino l'immagine che si vuole dare, proporremo due linee più adatte ai giovani, ai ragazzi. Bene, quindi ce n'è per tutti. Ma che bello questo taglio, Gianluca, quanto mi piace, anch'io lo voglio così. Con ma la come lunghezza. Faccio a farmi ricrescere qui davanti? Sì, dobbiamo impegnarci. Con questo biondo sarà difficile. Abbiamo... Qui siamo andati a creare queste lunghezze molto belle davanti, ma queste perché ci crea questo movimento, innanzitutto, sai, l'onda davanti va sempre a creare un po' di movimento. Si può giocare tanto. O anche sul liscio portato. Questo può essere anche legato, volendo, con le lunghezze davanti, si può creare anche un'acconciatura un pochettino più definita, col ciuffo lungo. Cioè abbiamo la possibilità di variare tantissimo. Che bello.
è veramente molto molto bello. Io credo che questo sia uno dei tagli più versatili che una donna possa indossare, perché ci consente anche di giocare moltissimo con le varie acconciature, le varie messe in piega, perché su questa lunghezza possiamo fare le onde, possiamo fare un liscio molto, diciamo, grafico, no? Geometrico, non so come, come si possa dire. Sì, possiamo. Ci si può giocare tanto, veramente. Aggiustare. E li possiamo anche legare. Io amo moltissimo il capello legato, sono una grande fan del capello raccolto. E in questo caso, ecco, lasciare magari delle ciocche un po' più lunghe sul davanti, raccogliere la parte posteriore, insomma, si riesce ad ottenere un effetto davvero di grande eleganza. Invece adesso stiamo creando delle leggerezze. Stai facendo adesso? Stiamo facendo dei torsion. E poi vai a togliere un po' di volume. Andiamo a togliere gli angoli, sì, esattamente. Non tanto sulla punta, ma a metà lunghezza, per creare ancora quella spinta maggiore di volume che vogliamo ottenere, vedete? E questo ovviamente è una cosa che si fa con i capelli che hanno dove tanto volume. Un po' di volume, dove vogliamo dare un po' più di stacco tra la punta e la radice. Con questa linea di taglio possiamo alleggerire dove vogliamo noi. In questo caso io vado nella parte centrale del capello e non la punta, e vado a creare questa leggerezza. Io credo che da casa non si veda ancora in maniera definita il colore, ma davvero quando andremo ad asciugare queste schiariture che avete realizzato sono veramente molto belle, specialmente sulla parte, vede, già la parte un po' più asciutta si incomincia a notare che belle. Un po' di differenza. Ecco, Gianluca, consigli alle donne di mezza età di schiarire leggermente i capelli? Beh, sicuramente sì, di illuminare più che proprio una schiarita netta, andiamo a creare luce, quello è fondamentale, perché intorno al viso è molto, perché incornicia il viso, dona luminosità e toglie anche qualche anno, diciamolo, perché creando luce automaticamente va. Questo aiuta anche un po' con il make up, perché poi i capelli sono la cornice del viso. Noi ogni tanto parliamo anche di armocromia con la nostra beauty trainer Pamela Giovanetti e ci rendiamo conto di quanto poi possa fare il colore dei capelli o anche di ciò che indossiamo nell'ottenere un look finale soddisfacente che stia bene comunque con i nostri colori e con il nostro incarnato. E adesso procediamo all'asciugatura. Comunque, Gianluca, taglio record fatto in 10 minuti, mamma mia! Questi sono molto pratici. Adesso Barbara ti risiede accanto a me, che noi chiacchieriamo, ci piace tanto chiacchierare. Adesso man mano che andremo ad asciugare uscirà il colore che abbiamo fatto. Riusciremo a vedere anche un po' meglio il colore, perché da qui ad occhio nudo già si vede, vede, a livello televisivo abbiamo creato una profondità maggiore anche nelle attaccature, quello ci permette proprio di avere poi una luminosità diversa. Ecco, tornando un po' al tema delle schiariture, chiaramente Barbara, come dicevamo anche in apertura, ha una carnagione molto scura, è proprio la tipica donna mediterranea, e credo che lei incarni molte delle telespettatrici che in questo momento ci stanno seguendo, quindi sul suo incarnato abbiamo optato per questa schiaritura. Questa schiaritura qui, che naturalmente potevamo andare su delle tonalità troppo spinte, innanzitutto si va un pochettino anche oltre a fuori cornice, fuori immagine e tutto il resto. Abbiamo mantenuto queste tonalità che sono belle per lei, che è un ramato, un caldo, possono essere dei nocciola, possono essere dei sabbiati. E infatti questo ti chiedevo, per chi magari ha una base castana, quindi non così scura, ma leggermente più chiara con toni castani, che ci sta seguendo in questo momento, secondo te potrebbe optare per delle schiariture su quali tonalità? Allora, una base un po' più chiara di questa può arrivare anche a una tonalità bionda, naturalmente. Non un biondo freddo, però andiamo un biondo un po' più caldo, che poi gli possiamo dare delle varianti che possono essere dei ramati, per vedere un po' anche l'incarnato. A me il caramello piace tanto. Il caramello può essere un'altra variante, il sabbia dorato, cioè possiamo aggiustare su delle tonalità. Adesso si sta uscendo un po' dai freddi eccessivi, si vanno su delle tonalità un pochettino più calde. Vero, perché quest'inverno il freddo, la tonalità fredda è stata veramente imperante, no? Sì, tantissimo. Con le tonalità, naturalmente il freddo va sempre mantenuto, va sempre modellato, va sempre tonalizzato. È un po' una schiavitù. Comincia ad essere un pochettino. Poi naturalmente lo hanno voluto anche persone dove era difficile
difficile ottenerlo, mantenerlo e ottenerlo. Quello naturalmente il capello ne risente tantissimo, che poi comunque secondo me ecco il colore dei capelli va anche in qualche modo abbinato alla stagione, perché poi la luce solare cambia, c'è una netta differenza tra la luce autunnale e quella invernale e quella estiva. Se pensiamo per esempio all'autunno, no, cioè la luce riflette anche il colore esterno, in autunno ci sono questi colori molto caldi, molto accesi, quindi di riflesso anche comunque la nostra chioma avrà un aspetto diverso. Per cui ecco, invece un'altra domanda, Gianluca, per chi come me ha un capello spudoratamente biondo e l'ha voluto tanto e volesse cambiare, cosa si può fare? Perché su un capello così chiaro, insomma, qui possiamo andare su delle tonalità un po' più calde, se uno vuole dare un'immagine un pochettino più calda. Si può inserire, volendo, se uno vuole un po' di contrasto e andare un po' a tonalizzarlo, anche con dei contrasti più naturali, delle basi un pochettino per creare, o addirittura se si vuole usare si può andare anche su dei pastelli per l'estate. Belli. Ci possono stare dei rosé, dei lilla, dei ne abbiamo tantissimi di colori, se uno vuole usare anche lo facciamo. Non me lo fai il rosa, non me lo fai, vediamo il rosa, i capelli rosa, rosa è molto mi bello, mi piacciono tantissimo. Naturalmente giochiamo su determinate zone che vogliamo, quindi andare non si a valorizzare. Fa su tutto, si può fare anche su tutto, però naturalmente si può partire. Quindi si può tonalizzare solo alcuna cioè solo a determinate zone, un ciuffo, una zona dove si vuole che mettere bello in evidenza. Sì, lo possiamo proprio fare su misura, senza nessun bellissimo problema. Ecco, questo consentirebbe. Questo per l'estate, per esempio, dalla primavera in poi può essere un qualcosa per dare un impulso diverso, dare un'immagine diversa e da lì partire. Per... Anche perché comunque non è definitivo, nel senso che su questi biondi poi tutto scarica, giusto? È normale. Il mantenimento, quello che dicevamo prima, mantenere delle tonalità, naturalmente va sempre monitorato, va sempre controllato, ci vuole una manutenzione assolutamente. Io sto guardando quanto è bello questo colore, quanto ci ha guadagnato Barbara con questo taglio. Abbiamo slanciato il collo, favoloso. Io pregherei la regia di far vedere, se riesce, senza la parte audio, com'era Barbara prima, se riusciamo a riprendere parte insomma del video, anche in copertura, anche per vedere poi com'era. Eccola qui, la vediamo, cioè completamente. Quanto ci ha guadagnato, veramente tanto. Puoi mettere anche un po' di profilo dopo, Barbara? Sì, mamma mia, proprio pura luce, ecco, guardate la differenza. Di profilo. Ok, così facciamo vedere anche quanto la linea fa del taglio, bello, sì. Si vede tanto bene. Quanto fa veramente un look sulla percezione anche proprio della nostra, dei nostri lineamenti, l'ha proprio ammorbidita, esatto, l'ha ringiovanita. E anche a livello viso, naturalmente qui spinge anche molto bene il trucco, che non è stato un cambiamento bello, radicale, mamma mia, ma è stato che solo bello. Guarda lì Gianluca, lì possiamo vedere bene proprio la linea, lì viene valorizzata la linea del colore e la linea del taglio. In questo caso per esempio qui però possiamo, lei ha dei capelli stupendi, questo lo possiamo vedere proprio questa linea che ha permesso di avere la nuca molto slanciata. È un ciuffo importante, che questo adesso oggi l'abbiamo fatto liscia per far vedere bene il taglio, tutta la linea del taglio, anche però è bello, è bellissimo, sì, abbiamo un volume, abbiamo una linea proprio versatile. Mamma cioè mia, quello che è taglio. Bello è la versatilità, fatto in poco, vabbè. Però, in pochissimo tempo, asciugato alla last minute proprio. C'è stato dietro una diagnosi naturalmente fatta bene, una consulenza di valorizzare, di capire che cosa avevamo di fronte. E che bella! Tempo. Oh, finalmente un sorriso che l'ho strappato a Barbara. So che per convincerla ci abbiamo messo è stata dura. Eppure credo che abbiamo individuato la modella perfetta, perché il cambiamento c'è stato. Non è stato drastico, ma è stato un cambiamento veramente armonico con la sua fisicità, con la sua figura e la dimostrazione che insomma con poco si possono ottenere grandi risultati, perché ha un viso luminosissimo. Sì, molto, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Moltissimo, veramente moltissimo. Io voglio ringraziare anche Barbara Angelini, che è questa bella bionda che avete visto procedere all'asciugatura insomma di questo caschetto, che poi non è un caschetto, no, di questo, un long bob con la nuca un po' più slanciata per dare questa armonia, sì.
Dai, che dire Gianluca, complimenti. Grazie. A te come al solito che grazie ti cimenti in questi pressure test, perché diciamolo, esatto, fare tagli in diretta sì, sì, è un abbiamo pressure. Fatto un disastro nel movimento, no, però ci sta, ma no, dai, qui siamo in famiglia, esatto, ma allora che l'ho quello chiamata a fare 8 esatto, mattina in famiglia questa trasmissione Gianluca. Ci sta, oh, e questo si chiama è il bello della diretta, esatto, esatto, ed è davvero così, quindi complimenti a te. Beh, a tutto mille il tuo staff, e restate sintonizzati con noi perché la prossima settimana toccherà ai signori uomini, esatto, e vedremo che cosa si combinerà qui, grazie al nostro Gianluca Di Giovanni. Grazie e alle nostre Barbare. Grazie. E adesso piccolissima pausa pubblicitaria e torniamo tra poco all'insegna dell'estro della nostra pittrice Cinzia Napoleone. Spazio all'arte, diamo il bentornata alla nostra pittrice Cinzia Napoleone. Buongiorno a tutti, ciao Jennifer, che bello essere qui. Bentornata finalmente nei nostri studi, posso dare l'anticipazione? Certo. O non la posso dare? Sì, diciamo, vai, diciamolo. Allora, siccome Cinzia, oltre ad essere una donna artista, è anche una mamma strepitosa, infatti quanti figli hai? Dillo tu, ricordalo tu. Quattro figli, quattro ragazzi e due cagnolini, quindi sei, Jennifer. Ma sono d'accordissimo, perché io allora ne ho quattro, perché ho due figli e due gatti, due gattoni, quindi anche per me insomma è la stessa cosa. E quindi, in virtù di tutte le tue qualità che vanno anche oltre la tua professione, tu sarai la protagonista della ricetta di venerdì prossimo, cioè sì, verrai qui nei nostri studi a cucinare, perché la nostra cucina è aperta ai professionisti, ma non solo, a noi piace anche dare spazio alle persone di casa, a coloro che amano la cucina, alle donne che quotidianamente devono cucinare, e vogliono cucinare. Cosa combinerò? Cosa combinerò? Un disastro farò, ma non lo sappiamo. Chissà vediamo se l'artista è pasticciona in cucina. Ma devo dire che l'artista è pasticciona, cioè il pasticcio proprio è una cosa che mi appartiene, perché intorno a me, come dice Attila, ti ricordi il film? Sì. Il flagello di Dio, come dice così, e intorno a me non cresce più l'erba, ragazzi, però i quadri sono belli, puliti, belli, precisi. Comunque anche io, sai, quando cucino combino un disastro, poi ho un po' questa tendenza di pulire dietro, no? Perché poi l'ansia di dire oddio, quando finisco di mangiare poi trovo tutto sporco, devo pulire, allora cerco sempre di farlo no, strada facendo. Però secondo me la cucina si lega molto con l'arte, ma anche certo, la cucina è una forma d'arte, quindi insomma assolutamente sono felice che tu abbia accettato questo invito. Ma veniamo a noi, perché oggi i protagonisti dei tuoi mestieri su tela sono veramente tanti. Sì. Iniziamo però da Laura Messina, che ci ha inviato la sua foto, la wellness personal coach. Benissimo, proprio la diciamo la donna che si occupa del benessere a 360 gradi delle persone. È una donna dinamica molto bella, infatti nella mail c'è proprio la foto di Laura Messina con questo vestito in alto che voi vedete sul nero, con una manica sì, una manica lunga e una parte senza manica, proprio un vestito molto elegante, sfoggia la sua personalità, diciamo la sua bellezza, perché è una donna attenta molto anche all'immagine, va in palestra e quindi fa una sana alimentazione, e questo propone a chi la segue. Però l'altra volta, Jennifer, non ti ho detto che lei ha un cagnolino pazzesco, splendido, piccino, che davvero si porta sempre dietro, e noi che siamo amanti di animali non potevamo inserirlo. Brava Cinzia, mai omettere gli animali, i nostri animali, assolutamente. Poi, come ho detto prima, si occupa del benessere, e in alto c'è la pianta dell'aloe, perché come sappiamo, ci siamo già dette, l'aloe aiuta un po' la nostra fisicità, ci si possono fare vero cose, maschere per il viso, centri infugati, sì. Davvero tante cose, addirittura proprietà lenitive, anche se ci facciamo una ferita, una bruciatura, assolutamente sì, è vero. Poi ci è piaciuta molto diciamo una cosa bella di Laura Messina, che ha il diario della gratitudine, dove vero, ogni giorno annota delle cose piacevoli che le sono capitate, ma soprattutto è grata, molto grata alla vita, perché comunque ha una famiglia stupenda e bellissima. Poi
oggi vi propongo altre cose, perché sai Jennifer, in una settimana, oltre al lavoro che ho in bottega, lavoro tantissimo per Rete 8, tantissimo per la tua trasmissione, soprattutto 8 mattine in famiglia, quindi la notte non dormo, Jennifer. Mannaggia, per proporre, e pensi a me. Sempre penso a te. Vedi come siamo in simbiosi oggi, anche bello. Con i colori celesti, senza dircelo, bellissimo, bellissimo. Senza dircelo. E quindi oggi vi presento il sognatore, è un ragazzo quanto che sogna, sogna cosa? Sogna di essere un supereroe, e qui devo dire che ho pensato al mio Marco, perché il mio Marco, che è il mio quarto figlio, è una peste, Jennifer. Me lo ricordo da quando era piccolino. È una cosa incredibile, lui è proprio un sognatore, in questo caso assomiglia anche, devo dire la verità, sogna, come ho detto, di essere un supereroe, circondato dai fiori, le stelle, i cuori, il pallone, poi naturalmente i fiori che si danno la mano, proprio un sognatore a 360 gradi. Quindi sogna, diciamo, un mondo bello. Un mondo bello senza facile. Scuola, Jennifer, senza scuola. Marco, lui, guarda, una scuola cosa incredibile, ecco, ma come dobbiamo fare con questi ragazzi? Eppure sai che chi non va bene a scuola nella vita, poi nella maggior parte dei casi riesce ad ottenere risultati importanti. Ne sono sicura, assolutamente sì. Poi vicino a te oggi un'altra cosa molto simpatica, il musicista Hippie. Bellissimo, simpatico. Questo è bellissimo. È molto simpatico, proprio. Mi piacciono i pantaloni con i fiori, fantastici. Sempre con questo abbinamento che abbiamo detto tante volte, il viola con il rosso, l'arancione, diciamo i contrasti di colore stanno sempre molto bene insieme. Come poi ricordo, anche la fascia qui, cioè sì, la fascia fantastica. Pois, perché è una delle caratteristiche di questi i capelloni, tutti questi capelli, proprio i capelli a paglia. E poi ti dicevo che è proprio una caratteristica dei miei mestieri dipinti su tela, sono queste palline, sono dei vestiti a pois, qualcosa di con le palline aggiungo sempre, anche perché proprio i cuori, vabbè, perché essendo la pittrice, come dico sempre, dell'amore, non posso non mettere inserire questi cuori. Poi le note musicali e questa, le collane, l'orecchino, insomma, proprio un hippie a 360 gradi. Poi poi che cosa c'è qui sotto? Il Playboy. Quanti di voi si sentono Playboy? Ma che cos'è il Playboy? Cosa fa il Playboy? È un amatore. Il Playboy comunque è un amatore, infatti è circondato. Ama e basta, poi alla fine. Ama a prescindere, ama. E infatti è circondato da tante donne che hanno gli occhi a forma di cuore. Ho scritto amore, amore, eccomi, siamo qui, eccoci. Poi naturalmente, essendo il Playboy, è molto romantico e ha in mano una rosa. Rossa, e questa era insomma una cosa molto simpatica, perché adesso voglio entrare in un filone diverso. Mi piacerebbe anche rappresentare qualcosa dedicato all'amore a 360 gradi, quindi fidanzati, la coppia, ecco, i genitori già sono stati fatti, qualcosa che studierò in settimana. L'amore per gli animali, l'amore per gli animali. Stupendi, viva gli animali. I nostri amici a quattro zampe. Mentre fra pochissimo ti porterò, terminato qui in diretta mentre tu sarai in cucina, la carrellista che vedete proprio qui sotto al tavolino, ed è diciamo una mail che ho ricevuto dal signor Andrea, che mi ha diciamo spiegato al meglio cosa voleva rappresentare. È un nostro telespettatore che ha scritto alla nostra mail, che vi ricordo essere 8mattina@rete8.it, quindi dovete scrivere alla mail di Rete 8, in special modo di 8 mattine, inviare le vostre foto aggiungendo quelle che sono le vostre passioni. E Andrea ci ha parlato di un mestiere molto particolare svolto appunto dalla sua compagna, la carrellista. La carrellista, infatti, in questa mail è proprio rappresentata su questa foto, lei con questo capello lungo che adesso vedrete dipinto, un rosso a rame, un rosso proprio tipico delle donne. Donne bianche molto pallide, che diciamo rappresentata su questo muletto. Poi, se vedete bene, è un lavoro inusuale per una sì volta, infatti diciamo, è stato molto simpatico. L'idea ci è piaciuta subito, insomma, perché ci consente anche di come dire, in qualche modo dipingere la donna in una versione inusuale, no? Per esempio, a me piacerebbe anche, Cinzia, che tu potessi fare proprio in nome anche della, come dire, dell'emancipazione femminile, anche le donne che guidano i camion. Ma certo,
certo. Che guidano anche gli autobus, forse qui non se ne vedono, ma in America ci sono. Sì, 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 anche, ma ci sono. Ora ci sono anche le corriere. Sì, sì. Le corriere. Faremo tutto, Jennifer, fino alla fine della trasmissione farò tantissime cose, anche perché... E non è rimasto tanto però. Mannaggia, come faremo d'estate? Non lo so, non lo so. Comunque, ritornando a noi, la donna che è rappresentata si chiama Melanie e trasporta una mega bottiglia di spumante, perché il signor Andrea voleva proprio testimoniare l'amore a 360 gradi con una scritta solo per te, riferita a un qualcosa di Sophia Loren. Wow. E in mano ha una sciabola, perché fa parte comunque del loro percorso di vita, dell'amore. Adesso in un viaggio mi è stato raccontato che hanno preso questa sciabola, e quindi vediamo fra poco il risultato, vedremo il risultato finale. Che ne pensi? No, sono assolutamente d'accordo, come ogni lunedì. Allora io ti propongo, Cinzia, questo, sì? Di guardarci insieme il video fatto e mangiato del nostro cuoco speciale Francesco D'Alessandro. Nel frattempo tu puoi dipingere comodamente, poi ci collegheremo con te per vedere il risultato finale, e io corro in cucina perché ad attendermi c'è Emilio Brighigna. A fra poco. Il cuore di Merluzzo. Ehi, ma vuoi venire o no? Vieni dopo? Primo passaggio. Olio. I soliti 2-3 fili. Spam. Secondo passaggio. Guarda che classicone, la bella e la bestia. No, è la sirenetta. Immancabile Pachino. Esatto. Dammi un attimo solo, va bene. Poi glielo dico, va bene. Oh yes, terzo passaggio, un calice d'acqua. Lei viene purtroppo da una relazione un po' tormentata. Il suo ex ragazzo purtroppo si è comportato male. E quindi stasera noi rimediamo così, con questo ottimo cuore di Merluzzo che andremo a sdraiare subito, molto molto delicatamente. Voilà. E due, quasi in contemporanea, andremo a tuffare anche queste patatine leggiadre. Non me l'aspettavo, Franci, che usciva così, eh. Una sprezzemolata a colpetti. Olè! Il tuffo del Merluzzo, direi. Tac. Secondo tuffo. Poi andiamo a cuocere leggermente le patate, ok? Così mi si ritira anche un po' il sughettino che si è creato. L'ultimo tuffo. Questo momento è il più delicato di tutti. Spettacolare, ragazzi. Diciamo che il tuffo l'abbiamo fatta bomba proprio. Vabbè, un Merluzzo è soffocato, attenzione, sta soffocando. È annegato. Quindi, è annegato. E ha negato un cuore di Merluzzo, però uno è rimasto sano. Can anyone hear me? There's nothing here, sir. Come back! Come back! I'll never let go. I promise. Attenzione, il piatto è veramente speciale. Veramente divino, è divino. Faremo anche il brindisi. Da accostare con un ottimo chardonnay. Buono! Profumo di pizza, profumo di primavera. Diamo il benvenuto al pizzaiolo Emilio Brighigna. Benvenuto nei nostri studi televisivi, ma soprattutto benvenuto nella nostra cucina. Grazie, grazie Jennifer per avermi ospitato. Sono felicissima che tu abbia accettato il nostro invito, anche perché, come abbiamo detto in apertura,
La pizza è uno degli alimenti più amati dalle persone. Che responsabilità, Emilio, eh? È vero, sì, oggi giorno alla frase andiamoci a mangiare una pizza, è difficile dire no. Vero, nessuno riesce a dire di no. E poi devo dire che comunque sono stati fatti tanti passi in avanti, perché ecco, nel frattempo il microonde ci ricorda che le nostre cialdine sono pronte. Poi dirai, insomma, ai nostri telespettatori come le hai fatte e con che cosa soprattutto le hai fatte. Ma tornando alla pizza, dicevo che negli ultimi periodi c'è stato anche veramente un, come dire, c'è stata un'evoluzione anche nella capacità, proprio si presta molta attenzione anche alla selezione delle farine. Sì. Insomma... Sì, diciamo che un tempo, sai, il pizzaiolo era un po' uno chef di secondo livello. Vero, mettiamola così. Bravissimo. Un po' declassati. Anche come noi giornalisti gastronomici una volta eravamo di secondo livello, sai? E invece oggi si sta... Ci siamo ripresi la rivincita. È vero. La pizza si sta subito e sta subendo un grandissimo cambiamento positivo, dico, riguardo alla cucina, perché oggi, ecco, viene proprio studiata... È come se cucinassimo su un disco di pasta. Vero, quindi vero. Sempre più pizzaioli si impegnano e devo dire che l'asticella si sta alzando sempre di più. Verissimo, verissimo. Ed questo è un bene per il prodotto pizza, un bene per i clienti e i consumatori che ne godono. Vero, e poi diciamolo però, la patria della pizza è Napoli e infatti le tue origini sono partenopee. Sì, sono napoletano, trapiantato in Abruzzo 13 anni fa. Ho aperto Carpe Diem nel 2012, il primo è stato Montesilvano, dove è nato tutto, diciamo. Caspita, insomma, 13 anni trapiantato in Abruzzo, hai portato qui un po' anche la cultura della pizza napoletana e poi ti piace sempre un po' sperimentare, perché aggiungi sempre poi delle novità importanti e sì, delle proposte nuove, insomma, per i tuoi clienti. Oggi tu mi hai invitato qui, io appunto ho detto il programma è guardato da tantissime persone casalinghe, quindi volevo anche fare un prodotto che si potesse rifare a casa. Ma che bravo che sei! Qualcosa da cui i nostri telespettatori possano prendere spunto, perché questa cosa per noi è importantissima, quindi bravo Emilio. Sì. E allora, nello specifico, cosa faremo? Allora, abbiamo preparato dei padellini, è un impasto indiretto, però a casa lo potete fare tranquillamente con un chilo di farina e 700 g d'acqua, 3 g di lievito di birra e 25 g di sale per ogni chilo di farina. Una volta impastato il tutto, o a mano o in planetaria come preferite, fate riposare 3 ore a temperatura ambiente. Okay. Dopodiché fate dei panetti che vi voglio mostrare. Sì, ah, li hai portati, ma che bravo! Cioè, ci ha portato pure i panetti per farci vedere poi, insomma, qual è il risultato che si ottiene. Questo dopo quanto tempo di lievitazione, Emilio? Allora, io preferisco utilizzare farine deboli, quindi non con troppo glutine, una doppia V 2,40, 2,60 massimo. Lo metto qui così magari la telecamera dall'alto riesce ad inquadrare. Diciamo che nel giro di 12-16 ore avete già un prodotto super digeribile, già lievitato. Alziamo forse per far vedere. Dicevo, questo è un impasto ad alta idratazione, giusto? Sì, allora in questo caso sono salito all'80%. A casa, se lo fate a mano, potete Mamma restare mia. Al 70%. Sì, questo che è bello. Molto estensibile. Ti dicevo, questo dopo quanto tempo diventa così più o meno? Quanto deve lievitare? 14-16 ore. Ah, quindi non gli servono nemmeno le... Quindi diciamo che la possiamo fare la sera, poi la mettiamo in frigo a temperatura ambiente. 3 ore a temperatura ambiente. Ah, e dopo? E poi fate stare un'altra oretta dopo aver fatto le palline, un'altra oretta a temperatura ambiente e poi in frigo per altre 12 ore. Wow, ah, ci proverò. Io ti prometto che ci proverò, Emilio. Allora, che si fa adesso? Allora, iniziamo dal padellino, che ho già tagliato a metà. Okay. Un particolare importante che volevo dirvi è quando poggiate il disco di pasta nell'olio, l'olio non deve andare sulla superficie, cioè deve galleggiare questo disco di pasta nell'olio. Quindi cuocerete prima la parte inferiore. Io normalmente utilizzo questo attrezzo qui, con un filo di ferro lo abbasso. Questo in friggitrice lo possiamo fare da noi con i cestelli delle friggitrici a casa. Okay. Potete comprare un disco di questi più piccolo che entri in padella e ci poggiate appunto la pizza sopra. Ok. Okay. Una volta che è cotto il fondo, si gira la pizza. Okay. E si finisce di cuocere anche l'altro lato. La parte lato. Superiore. Ti volevo chiedere, ovviamente prima viene effettuata una cottura al forno normale, semplice, giusto? Prima fritto. E poi dopo lo metteremo al forno. Sì, ma prima ancora di frittare. Ah, questa già è pronta. Questa è solo fritta, sì. Ah, okay. Non è passata in forno. Questa quindi è cotta solo in friggitrice. Sì. Ok, perfetto.
L'abbiamo già fritta, appunto l'ho tagliata a metà, questa qui perché la voglio proporre in due varianti. Okay. E adesso andremo a ho tagliato già dei piselli a metà, andremo a preparare degli asparagi. Ok, perché comunque i protagonisti di questa pizza sono i prodotti di stagione, che comandano sempre, quindi dobbiamo sempre utilizzare prodotti di stagione. Quindi in questo momento andiamo a pulire gli asparagi. Sì, togliamo giusto la parte finale. Se ti posso aiutare in qualcosa, queste non servono, giusto? No, le rimetto in frigo. Quindi le possiamo, te le rimetto io, tu nel frattempo procedi, insomma, con la preparazione della nostra pizza. La posso impilare qui sopra, giusto? Sì, Emilio? Tranquillamente. Il coperchio. Ecco qua. Allora. Oh, e diamo il benvenuto a Gustavo. Poteva entrare prima, ci dava una mano, Gustavo. Sì. Io sono uno chef di. Insomma. Le punte le cuocio direttamente in padella per conservarle anche come guarnizione, invece con i gambi ci andiamo a preparare. Ti accendo i fuochi, Emilio? Sì, ci metto un filo d'olio. I gambi. Quindi una leggera scottata alle punte che non devono stracuocere, giusto? No, se vogliamo lessarle, consiglio di lessarle 15 minuti, però io preferisco non cuocere le verdure nell'acqua. Anche perché poi tutti i nutrienti vanno si nell'acqua. Perdono, sì. Si perdono, perché poi noi pensiamo sì, ok, tutto ciò che è buono, però insomma, in fin dei conti quello che mangiamo ci nutre soprattutto. Sì. Per cui, ecco, prestare attenzione anche a questi piccoli dettagli. È vero, perché ci sono. Io mi sono appassionato da qualche tempo agli alimenti nutraceutici, però più che l'alimento in sé è proprio come lo tratti che fa la differenza, come lo cucini. D'accordo. Senti, con i gambi invece che facciamo? Con i gambi ci prepariamo. Mamma mia, quante ne hai portate! Quella crema! Allora io procedo. Spadello. Ti aiuto con le punte? Sì, grazie. Vado? Vai. Quindi in questo momento realizzeremo invece con i gambi una sorta di crema. E vai Emilio, e cosa aggiungi? Il porro? Ci metto un pochino di porro. Che buono, sta benissimo con gli asparagi secondo me, perché la cipolla è troppo forte, l'aglio è la stessa sì, cosa. Sì, il porro è delicato. È molto delicato. Sì. Quindi poi insomma andare ad aggiungere la cipolla che ha un sapore molto buono. Andrebbe a coprire, sì. A coprire, sì. Devo mettere un pochino di porro qui. Anche qui, e sì. Vai. Ma che onore cucinare insieme a te, Emilio. Che onore mangiare insieme a quindi te. Facciamo direttamente al bimbi, io in questo caso per avvantaggiare i tempi di cottura, perché i gambi hanno bisogno di essere cotti almeno una ventina di minuti. E qui invece? Invece qui con il Varoma arriviamo oltre 120 gradi, quindi riusciamo a ridurre un pochino i tempi. In 10 minuti dovremmo farcela. Ok, farà tanto rumore? No, assolutamente. Okay. Per frullarlo lo facciamo alla fine. Guardate, come spadello? Come per spadello. Brava, come spadello? Le opinioni che sono come lei io. No. Come me è impossibile. Raggiungere i miei livelli è quasi impossibile, signore. Quindi per chi invece volesse farlo a casa basta semplicemente sbollentarli e poi frullarli, giusto? Esatto. Questo te li ridà già frullati, già pronti. Io adesso non li frullo perché li metterò a velocità 1, 10 minuti a 120 gradi, quindi non andrò a buttare l'acqua di cottura perché rimane all'interno. Benissimo. E voilà. Nel frattempo ci sbucciamo un po' di fave perché sulla pizza. Sì. Quindi asparagi, fave e anche piselli freschi che sono una delle mie passioni. Quanto sono buoni? Buonissimi. Piselli freschi, buonissimi. A me piacciono crudi però. Crudi, io li preferisco crudi, anzi cotti non sono tra i miei preferiti. Sì, anche secondo me ci perdono con la tanto cottura. Di consistenza, di senti, sapore. Ma la tua passione per la cucina, mentre sistemi le fave, raccontaci la tua passione per la cucina e soprattutto per l'arte della pizza, perché parliamo di una vera e propria arte. Ma diciamo che nasce da piccolo, perché un po' per necessità, che mia mamma lavorava e dovevo cucinare a mia sorella più piccola. Ah, che dolce. Quindi mi è piaciuta da subito, sai, era una responsabilità che da bambino ti fa sentire grande. Che dice Emilio? Guarda, ancora un altro po'? Ancora un altro pochino, ci aggiungo giusto un goccino d'acqua. Sì. E quindi mi dicevi, praticamente nasce un po' per necessità perché dovevi cucinare la tua sorellina. Sì. Ma? E poi è diventata una passione quando ho iniziato a lavorare per un catering di matrimoni, facevo lo chef de rang, quindi ero in sala. Ah, quindi hai fatto proprio il cuoco, insomma. Dalla sala praticamente sono passato poi alla cucina. Ok.
Le fave le taglio a metà in modo che sullo spicchio di pizza. Dalla cucina, dopodiché, diciamo un po' per caso, mi sono ritrovato a Montesilvano. Ci venivo in vacanza da piccolo con i miei genitori. Dai. E ero reduce, diciamo, di un incidente. Stavo lì in degenza e vidi questo scritto affittasi sul locale. Ho detto, ma provo a chiamare, c'ho 19 anni. È nato tutto così. È nato tutto così. Non ero pizzaiolo, Sapevo cucinare, mi piaceva cucinare, cucinavo per gli amici, sai, mi chiamavano. Che bello! Per fare le cene, le rimpatriate, mi mettevano sempre a me i fornelli, ma. E da passione poi al lavoro, quando ho assunto un pizzaiolo di Napoli. E ho iniziato con lui, poi lui ha avuto dei problemi di salute, quindi ho dovuto continuare io. Mi ricordo che lui mi diceva come fare l'impasto. E quindi insomma hai il telefono, ma a me questo impasto non mi usciva e poi mi sono appassionato, sai quando ci sbatti la testa più volte, diciamo ci devo riuscire. Che bravo, che bello, che bel messaggio, che bel messaggio migliore... che ci stai dando in questo momento. Che bello, anche veramente... Sei molto umile in quello che ci stai raccontando ed è molto bello raccontare la tua storia, ecco, di chi ce l'ha fatta facendosi le ossa sul campo e oggi ti ritrovi comunque a gestire una realtà imprenditoriale importante e questo è un buon sogno che si realizza, no? Sì, sì, devo dire la verità, insieme a mia moglie, perché da soli... La salutiamo, come si chiama tua moglie? Angelica De Berardinis. Ciao Angelica! E che insieme dici? A tutto... va benissimo, possiamo spegnere, aggiungo un po' di sale. E salutiamo anche tutto lo staff di Carpe Diem che ti supporta, perché poi Emilio, diciamolo, da soli non si va da nessuna parte. Assolutamente, esatto, volevo dire proprio quello prima. A tutti i ragazzi che magari hanno un sogno nel cassetto e sognano di diventare cuochi, imprenditori. La squadra, è importante. Cioè spesso una cosa che dico spesso, non ci sono cattivi dipendenti, piuttosto ci sono cattivi titolari, ma io in primis quando ne perdo qualcuno mi chiedo sempre dove ho sbagliato, perché poi ognuno c'ha un potenziale inespresso che secondo me lasciandolo fare poi viene su. E sono d'accordo. Bisogna aiutare a realizzare i sogni dei collaboratori, non per forza che siano legati a noi o alla nostra attività, cioè magari vogliono fare esperienza nel nostro settore per poi fare altro. Però perché non essere appunto un trampolino di lancio anche per i loro sogni? Perché mettersi in competizione oppure tarpare le ali? Assolutamente. Questo è solo segno di insicurezza quando i titolari fanno questo e dicono no, è vero. Non aprire, non lo fare, chi te lo fa fare? Non si fa, non si tarpano le ali. È verissimo. Emilio, abbiamo 20 minuti, ce la facciamo, sì, la ricetta. Allora, nel frattempo, mentre i nostri asparagi cuociono, io vedo che la nostra pittrice ha ultimato, ci colleghiamo con Cinzia Napoleone. Cinzia, che hai combinato? Facci vedere. Ciao Jennifer, eccomi qui. Allora, prontissima per te e per i telespettatori di 8 mattine in famiglia, la carrellista. Perché questo è, diciamo, fa parte di una mail che mi è arrivata da un certo signor Andrea che ha voluto rappresentare su te nel suo amore e quindi è proprio il lavoro della moglie, la carrellista. Lei sta sopra un muletto, ha in mano una sciabola a testimonianza di un loro viaggio e trasporta questa bottiglia pazzesca di spumante con che dopo vedrai ultimata eccetera eccetera, perché come tu sai tutti i miei lavori sono poi da riportare in bottega per essere rinvigoriti e quindi qui ci sarà scritto solo per sempre, perché è una frase di Sofia Loren. Dopo ti dirò, dopo studierò bene questa cosa, ma che bello Cinzia, con il gattino che dorme. Ecco qui. Quindi bellissimo. La prossima volta lo vedrai super perfetto. Perfetto Cinzia, grazie. Vedremo tutto il lavoro completato la prossima settimana, lunedì prossimo. Grazie per essere stata insieme a noi. Ciao a tutti. Ciao Cinzia. Allora Emilio, adesso che si fa? Mamma mia che profumino qui. Lupini, ma che sta facendo lei? Con la bacchetta di Harry Porrer. Harry Porrer. Esperto patron. Ma noi anche, vedi, Emilio, io sostengo molto quello che dicevi prima di non tarpare le ali. Anche Lupini sognava di fare il cuoco. Io ci ho creduto a tutte le frottole che mi ha raccontato, che ha studiato in Francia, che era un grande luminare. Poi si è palesato per ciò che era, ma alla fine no, ce lo teniamo lo stesso. Perché va bene così com'è. Non male, guarda. Bisogna andare un po' oltre le apparenze. Dovevo tornare a Parigi, dopo mi cacciavano di dove andavo tu?
Quindi praticamente abbiamo tutto ciò che serve. Abbiamo tutto ciò che serve. Io utilizzerò della mozzarella di bufala. La preferisco perché c'ha meno lattosio, anche se ha molti più grassi del fior di latte, però. Vero. Più digeribile. Vero. Che gli fa? Vero. Ma che gli fa? Mi dica, le piace la mozzarella di bufala, Lupini. Su questo tavolo mangerei anche, tu pensi, anche le ciotole. Ah, davvero? Ma mi piace un sacco la mozzarella di bufala. Ma non ci avevo pensato, no, però. Non sapevo che la mozzarella di bufala, per esempio, non andasse in frigo. Mai in frigo, no? Esattamente. In frigo, come rispondi? Non lo sapevo. In frigo? Beh, in realtà neanche io. Nonostante i miei studi. E ce l'ho sempre messa. Brava, e non gente. Si rovina. Si rovina in frigo, sì, vabbè, diciamo a tuo modo. Senta, Lupini, la sua pizza preferita, sono curiosa. La pizza preferita ad Angi? Guarda, c'è una pizza che ho sempre nel cuore. È quella perché lei c'ha un cuore? No. Faccia sentire. Sento, sì. Ce l'ha. Magari. Quello è un polmone. Ce l'ha. La pizza preferita è la pizza con rossa, mozzarella e alici. Ah, molto pizza, semplice. La Napoli, giusto Emilio, è la Napoli sì. quella che viene... La chiamano la Napoli, qualcuno poi, la chiama la Romana. Perché, però si chiama non Napoli. Lo so, però mi piace un sacco, perché è molto semplice ma c'è un sapore particolare. Vero. Ci siamo Emilio? Poi chiaramente c'è la tonno e cipolla che... Ci siamo. Però... Buona. Devi stare attento a dopo. Allora, scusami. Prego. Dici cosa ti serve, Emilio, che ti aiutiamo. Allora, mi sposto. Et voi là. Come si dice a ripatiatino. Quindi adesso andiamo in forno, giusto? Andiamo in forno. E la mozzarella? La mettiamo dopo? La mettiamo adesso. E la mozzarella. Adesso. Ok. Dai, metti in un mo. Allora, se riuscissimo... Ti reggo questo pure. Così magari sì. Riusciamo a far vedere meglio la telecamera, altrimenti copre certo. L'inquadratura. Grazie. Ok. Prima Jennifer mi sono scrofanato un pezzo di formaggio di pecora. Ma che termine è, Lupini? Scrofanato ma vuol dire mangiato di con vigore, capito? Crudo è. Ma si renda conto. Forno preriscaldato a 200 gradi. Ventilato. Ventilato e andiamo. Facciamo stare 3 minuti in forno. 3 minuti, quindi non tantissimo. Nel frattempo gli asparagi li abbiamo, i pisellini li abbiamo già sgusciati. Ho preparato una crema di parmigiano di pecora con il bimbi. E non solo, perché abbiamo preparato, facciamo vedere Emilio, anche delle cialdine di parmigiano di pecora però, signori e signore. Parliamo di parmigiano di pecora, che è una cosa... Ah, c'è quello nuovo. Che bella, che bella cialdona. Ma la utilizziamo intera questa? La spezzettiamo e la mettiamo su ogni spicchio, sì. Queste quando sono ancora calde si possono arrotolare, ci si possono fare dei cestini. Vero. Sono molto... Ed è molto semplice da fare, giusto? Sì, sì, è semplicissimo, anzi ne facciamo una al volo perché tanto ci vogliono 2 minuti. Sì, facciamo vedere. Vuoi assaggiare, Jennifer? Sì, io ne mangio un'altra molto volentieri perché già l'ho assaggiata ed è... Questo piace un sacco a Morgan, mi sa. Buona. Parmigiano di pecora grattugiato, si sparge su della carta forno. È facilissimo, facile. Io di solito la faccio con il parmigiano normale quando... Preparo, senti Lupini, il risotto allo zafferano. Allora per renderlo ancora più carino. Al microonde 800 watt. No, pensavo che per 2 minuti. Per 2 minuti, però... quindi tutto sommato si fa subito. Qui come ci troviamo, Emilio? Gli asparagi sono quasi cotti. Sono quasi cotti e poi però li dobbiamo frullare oppure no? Li frulliamo, sì. Questi qua, i gambi, vengono frullati. Ok. L'olio non l'ho messo in cottura, lo metto alla fine. Okay. Sempre per conservare le caratteristiche dell'olio, che l'extravergine in cottura è sprecato. Assolutamente. Allora. Su quest'altra invece la andremo a farcire appunto con la crema di asparagi. Ma quindi ne facciamo 2 diverse. Stessa ricetta in 2 varianti, ognuno poi come la preferisce la può riprodurre. E la cosa ci piace, la cosa ci piace. 2 fave? Io faccio passo per le fave. Mai no, ti posso dire mai di no. Aspetto la pizza. Abbiamo 13 minuti, Emilio, ce la facciamo? Io sì, scusami sì. Se ti ricordo ogni tanto la tempistica. Ce la facciamo. Oggi per il test per tutti qui, dal parrucchiere al pizzaiolo. A me. I tempi della diretta sono terribili, ma noi ce la faremo. Io per mangiare quanto tempo ho? No, lei non ha tempo. Ah, meno male. Lei non ha tempo. No, volevo gustarmelo, capito? Gustavo. Lei lo fa sempre. Allora, Jennifer, è buona educazione spolverare i piatti. Far vedere che abbiamo gradito, giusto? Vedi? Ma è vero una cosa, Jennifer, tu che sei internazionale. È vero che, non so se in Cina o in Giappone, se tu mangi e ti è piaciuto,
pare che il ruttino sia... Non ci credo. Allora, in Cina e in Giappone non ci credo. Forse in qualche altra cultura... No, ero potrei quasi crederci, ma Cina e Giappone proprio no. No, proprio no. No, sono la cultura orientale è una cultura molto composta, riservata, davvero non ci credo. Cioè, come dire, era buono, quindi ho gradito, diciamo, sì. Esattamente. Però questo più nelle culture del nord Europa, credo. Abbiamo un guanto? No. Ok. Vuoi che pizzi posso... E adesso che facciamo, Emilio? Uno strofinaccio. Prendo... Allora, la pizza è quasi pronta. Sì, se c'è uno strofinaccio... Ma se no, aspetta, Insomma, signore e signore, per chi si fosse sintonizzato con noi in questo momento, mentre Emilio e Gustavo risolvono alcune cose tecniche della nostra cucina, vi faccio un recap di ciò che stiamo preparando. Il nostro pizzaiolo Emilio Brighigna sta preparando una pizza che possiamo definire in doppia cottura. Sì. Quindi prima fritta, poi ripassata in forno, molto croccante, utilizzando del parmigiano di pecora, delle fave, degli asparagi e dei piselli. Quindi un vero e proprio tributo alla primavera. Ci siamo quasi, manca... Lupini? Oui, stavo osservando come si crancia la pizza. Come si crancia la pizza? Come si crancia la pizza? A qualcuno di voi non piace la pizza, scrivetecelo alla nostra mail 8mattina@rete8.it. Ma soprattutto, preparate la pizza a casa, quali sono le principali difficoltà che riscontrate? Fatecelo sapere, ma come sempre scrivendoci, scrivete, non vi arrendete mai, alla nostra mail 8mattina@rete8.it. Ed eccola qui, guardate che meraviglia! La pizza è pronta. La sensazione di crunch ci arriva, arriva e basta. Ci arriva basta. Mamma mia! Nel frattempo ha fornato l'altra. Nel frattempo, no, appena è pronta la crema di asparagi, ma ce la facciamo. Qui ci mettiamo della crema di sempre il parmigiano di pecora che vedete. Posso chiederti se me lo prendi in frigo? Ma certo, ma ti posso anche dire anche a me no. Puoi chiedere, Emilio, no, io sono una bellissima assistente di tutti i cuochi, me lo dico da solo. Prendo la formaggia? Nella busta questa qua. Vedi? Sì. Emilio, devi chiedere a me, ma come ci pensi a chiedere a Lupini? Hai ragione, ma come ci pensi? Mi ha distratto, ma dove stavo? Ma Lupini, per favore. Profumino. Ho messo la crema appunto così che fave e piselli. Ferma anche poi comunque, sì. No? Mamma mia, che roba questo parmigiano di pecora. Parmigiano di pecora. Guarda, Lupini, lo prende in mano, lo faccia vedere per favore, lo sta nascondendo. È mio. Lupini, ce lo mostri, Ma solo perché siete voi, Grazie. Mamma mia. Allora, signori, questo è illegale. Cioè, scusa, di una bontà è illegale. È una bontà estrema, diciamolo. Sì, diciamolo perché dire. Le cose devono essere raccontate anche così, no? Nella loro immediatezza. Una cosa micidiale. Quindi parmigiano in crema, parmigiano a scaglie e cialda di parmigiano. Voilà. Che poi, a parte la mozzarella di bufala, però potrebbe essere anche una pizza senza lattosio, escludendola, perché comunque il parmigiano di pecora non ha lattosio, giusto? Sì, solo la bufala ne quindi ha. Quindi è indicato anche per chi ha problemi di intolleranza. Sì, e poi non ha carne, comunque anche possono mangiare i vegetariani, che è sempre più richiesto. Emilio. È anche bello da vedere. Questa è la prima. Questi ti servono per dopo, allora. Eccoli qua. Ma ti servono adesso? Sì, 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 no, adesso. Ah, vedi? Grazie. Prego. Che bella. Che meraviglia. Questi sono buoni. Sono stata brava. Prego. Ma guarda. Sono usciti buoni? Sì. Grazie. Devo dire che il porro ci sta proprio bene. Sai? Oggi mi sto leviziando. Di porro. Non ci ho mai pensato a mettere il porro in abbinamento. Lo farò. E vai. Guardate che meraviglia. La nostra pizza dedicata alla primavera, che poi va in qualche modo a riproporre un grande classico della tradizione abruzzese, l'abbinamento fave e pecorino. Ce l'assaggi tu, Gianni, per ci dici come. La devo assaggiare in diretta? Mamma mia, che mi fai fare, non lo faccio più da notte. Guarda però Emilio Lupini sta piangendo. No, ti preoccupo tanto, ma mangio lo stesso. Vado, ce l'ho alla camera. Prego. Ah, vedi, in diretta. Emilio, ci penso sempre. Dobbiamo sentire un parere in diretta, io nel frattempo finisco qui. Io me ne vado, finisci tu la diretta, Emilio. Mamma mia. Scusate il rumore, faccio subito. Che bontà. Lupini, cosa sente? Lo dica lei. Non mi dica niente, Jennifer.
Sono in un altro pianeta, ci vediamo dopo. Lo dica lei cosa sente, Lupini? Eh? Sento tutto il possibile di pazzesco. C'è tutti i sapori più buoni del mondo, tutti insieme. Io sento una delicatezza che non hai quali, veramente. No, no, infatti. Che bontà, Emilio. Veramente complimenti. È fresca e è buona proprio. Poi sono verdure che oggi si trovano facilmente. Su quest'altra, invece... Però che impasto che hai fatto, eh. Grazie. Ti faccio i complimenti perché tu stai preparando tutto in diretta. Ed è la prima volta per te. Sì. E poi è una ricetta che mi è venuta stamattina, sinceramente. Non l'ho mai fatta questa pizza. Davvero? Sì, avevo portato un altro sugo, poi ho visto stamattina gli asparagi, siccome mi piacciono tantissimo, avevo fatto a casa un piatto di asparagi qualche giorno fa, ho detto perché non rifarlo sulla pizza. No, quanto è buono. Dopini che sto mangiando, può parlare lei? Sì, allora, caro Emilio, gentilmente potresti tornare tutti i giorni? No, se possibile, non è che voglio... Descriva, faccia la mia parte, Lupini, faccia. Bene, faccia Jennifer. Cosa vuole che descriva, vada. La pizza? Adesso stiamo per fare un ripieno di crema di asparagi. In quella gli asparagi li abbiamo messi solo come guarnizione sopra, qui invece ci abbiamo messo i gambi all'interno, quindi una pizza sandwich. Un ripieno. Per chi volesse sentire ancora di più gli asparagi. Signori, mi dispiace perché a casa non potete avere l'onore di assaggiare queste prelibatezze. Ma queste sono pizze che si possono rifare anche a casa, come dicevo, perché fare una pizza fritta a casa è molto più semplice che fare una pizza napoletana, dove abbiamo bisogno comunque di una temperatura, di attrezzature, di forni. Cioè, è proprio che raggiungono temperature stratosferiche. Oddio, stratosferiche. Noi cuociamo, io per esempio preferisco cuocere tra 380 e 400 gradi. Pensavo di più. Però la napoletana, sì, effettivamente viene cotta a temperature molto più alte, poi tanti magari esagerando un po' col peso del panetto e a temperature troppo alte si ottiene quell'effetto gommoso. Emilio, complimenti, è di una delicatezza. Cioè, io ancora non l'ho assaggiata. C'è tanto pecorino e pure. Ma c'è questo che non piace. Sì, la particolarità di questo parmigiano di pecora. Ma come no, Jennifer, 5 euro. Quindi faccia il suo dovere. 5 euro a piacere. Com'è? Mi è buona? Emilio? Ma che bello questo ragazzo, lo posso dire. Quanto sei bello, bravo. Genuino, autentico, spontaneo. Nessun cuoco prende e mangia quello che prepara, come se fosse un peccato. Così si fa, bravo Emilio. Io farei dovevo assaggiarla anche perché bravo, sì. Era la prima volta che la facevo. E anche perché bisogna assaggiare. Mancano 5 minuti e mezzo e noi in qualche modo riusciremo anche a concludere la seconda pizza a costo di sforare. Ma non sforeremo perché ce la faremo. Ce la faremo. Ci siamo, manca un minuto e mezzo di cottura. Sei soddisfatto? Molto. Sai cosa mi colpisce? La delicatezza, perché qui stiamo ad utilizzare comunque dei prodotti che hanno un gusto importante, un sapore forte, il pecorino è forte, eppure avendo utilizzato il parmigiano di pecora gli dà una connotazione di una delicatezza e sta benissimo, ma proprio veramente bene con gli asparagi e tutto ciò che hai utilizzato. Veramente complimenti. Come mi dicevi prima, è uno dei parmigiani più delicati, se delle volte non lo dici a un cliente manco se ne accorge che è di pecora. Non se ne accorgerebbe nessuno. Infatti un periodo io volevo togliere il grana padano per scelta dal menù e mettere solo parmigiano di pecora, però poi qualcuno, quando gli dicevi che era di pecora, storceva il naso. Anche se effettivamente se lo assaggi è qualcosa di anche la mozzarella di bufala che hai utilizzato è di una bontà veramente strepitosa. E poi ecco l'accostamento di due sapori completamente diversi, quindi la freschezza degli asparagi, delle fave, dei piselli che hai messo così a crudo, che contrasta poi anche insomma con anche con la grassezza, col grasso, se vogliamo, del pecorino. No, del pecorino, poi quella parte crunch che gli dà la cialdina è fenomenale. Bravissimo, hai giocato anche un po' con le consistenze e rimanda anche al crunch della base della pizza. Insomma, bravo, bravo il nostro Emilio. Bravissimo. Sono contenta che tu abbia accettato il mio invito. Perché sono contento io che mi hai invitato, grazie. Sei anche un esempio di un'imprenditorialità, secondo me, sana. Cioè, di chi veramente, step by step, si è fatto le ossa sul campo. Sì, siamo ancora all'inizio, dico sempre io, anche se può sembrare da fuori chissà cosa
abbiamo fatto, però siamo all'inizio. Sbagliamo ancora, sbagliamo tutti i giorni, cerchiamo di migliorarci. E quanto sono preziosi gli sbagli, Emilio? Tantissimo, anche perché poi quando non sbagli non impari nulla, effettivamente. Assolutamente, gli sbagli sono una grande opportunità, solo per Lupini non servono a niente. Chi non fa non sbaglia. Quindi lei non sbaglia perché non fa niente? Non faccio e sbaglio, quindi c'è un po' controsenso. Abbiamo 3 minuti e 23 secondi e tiriamo fuori la pizza dal forno. E vai, Lupini sta iniziando a pensare a cosa deve dire oggi. Io da mo che ce l'ho in mente, già ce l'hai in mente, però ne deve fare due. Non c'è questo problema. Vabbè, dai, gliene faccio fare uno. Una sola? Non c'è, Jennifer, tu l'ho mandata in crisi, l'ho mandata in crisi. Sempre. Sempre, no, però io... No, non ce l'ha fatto. Hello, Lupini. Qui è tornato. Tornato Andrea Di Fabio. Esce Benedetto, dove sei stato Andrea? Ciao, Lupini. Buongiorno. Ah, saluta solo Lupini. Vabbè, me la segno questa. Gli chef di un certo me la segno questa, me la segno questa. Mo però si rifà. Sicuramente. Per questa pausa. Sicuramente sì. Attenzione, perché questa pausa servirà a lui per scrivere. Attenzione adesso, perché adesso dirà qualcosa. Io lo sento. Dirà qualcosa. Vediamo. Grazie, Antonio. Lo so, Andrea, lo so che tu prediligi. Ti sta invidiando perché noi abbiamo già fatto. Beh, non è lo SD1, è un vero e proprio. Sei la più bella del mondo. Lo sapevo io. Lo sapevo. Lo sapevo. Che recuperava grande. Ma grazie, anche se non è vero, ma grazie. Poi detto dalle persone che lavorano con me, ma quanto conta? Uno, due, tre, quattro. Solo lei non fa mai un complimento, Lupini. A chi? A me. Ma Jennifer! Le viene da ridere, Non si azzardi che sono guai, No. E allora, Emilio, come ci troviamo? È pronta, ma finita col condimento... Lo stesso condimento che abbiamo utilizzato per l'altra. Che spettacolo, però cambiando poi anche. In questo caso c'è il sandwich, quindi come vedete all'interno. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Tu sei una stella, Emilio! Questa troppo è tutta gentile. Per te! Tutta per te questa canzone, ti faccio i complimenti perché per essere la prima volta sei stato veramente bravissimo, hai cucinato davvero qui. Grazie. Tutto qui hai fatto. Sì. Non era facile perché sono tanti gli ingredienti e gli elementi che contraddistinguono insomma la preparazione di queste pizze buonissime. E vai con gli asparagi. Ci siamo. Sono sempre. Lupini, nel frattempo lo dica lei! Lo posso dire già! Lo dica lei! Ma oggi abbiamo fatto una pizza a doppia cottura con. Attenzione, con il parmigiano di Rocca Calascio. Voi fate quello che volete, io non ce lo lascio. Oh, bravo Gustavo, oggi mi è piaciuta. Bravo Gustavo, bello. Grazie a tutto lo staff di 8 Mattine in Famiglia, il direttore tecnico Andrea Di Fabio, Lino Lallone in regia e poi Antonio D'Ottavio, il nostro direttore artistico Morgan Crocetta, super operatore di ripresa Valerio Vespucci, Emilio Brighigna, Naomi Polidoro, consulente creativa e tutti coloro che lavorano per la buona riuscita di questo programma. Te la strappo qui una promessa, mi è piaciuta troppo questa pizza. Torni domani a cucinare? Certo. E vai, Lupini, è felice? Ma come no, ma posso non esserlo, qua si mangia bene. Grazie al nostro Emilio Intanto Brighigna. Intanto ci mangiamo questa. Lanciamo insieme la sigla. 3, 2, 1. Sigla! Mi porto la sigla. Scarpe ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. C'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata. E nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu. L'ho fumata, ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata. C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu. Ci sono le tue carte e il tuo profumo ancora in questa casa, è proprio lì dove ti ho immaginata. Ciao, vi aspettiamo domani alle ore 11 su Rete 8.